Sì. Un bello schermo condiviso col cazzone. Non ci penso nemmeno. Poi costa 20 euro su Steam, ho visto. Quindi... Azzo. Beh, si Lo troverà da vendono qualche altra pure. parte, magari. Sì, ma credo sia ingiocabile. Non c'è neanche l'italiano. Selecto il profilo e Poppy, 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 starto poppy, il mod. poppy, pom. Vai, cingiamo prima che poi mi fate. Ah, non hai cambiato la scena. Non si sta avviando. Sai, non mi ricordo. Allora, mi ero messo le nuove abilità, cioè più o meno. Cosa? Adesso OBS, ecco. In Grazie. che senso 9 ore di dialogo peggio di Yakuza? Sì, stasera allunghiamo fino alle 23. Dimmi quando apri, Moro. Un attimo, sto Vedo la entrando piazza in Arburgo. party. Siamo qua sotto il sole di Riccione. Apri portaita. Cioè, fino alle mezzanotte praticamente, perché poi... Quando Sì, è, a che ora è ricordiamo che esattamente lo State of stasera... Pinesis? 23. Stasera c'è lo State of Pinesis, quindi facciamo la live di Formula 1 con voi, quindi scaricatevi il gioco se volete giocare dal Game Pass, lo potete scaricare. O anche E... da PlayStation, dove volete, basta fare Sì. gli E... e-play in realtà, quindi. Tiriamo avanti dalle 20 fino alle 23, meno 10, meno un quarto, e poi ci guardiamo lo State of Play insieme, che dovrebbe essere... succulento, almeno speriamo. L'importante è chi vuole... Oddio! Oddio! Sono arrivati gli squali! Oddio! Chi vuole Oddio! entrare... Sono entrato nello scivolo, ragazzi, Io sto entrando, ma non niente, per so... paura. Chi volesse giocare, mi raccomando, mi aggiunga su EA Games. Non ha trovato il gioco. Mi aggiunga su EA Games Sono e in possibilmente caricamento. faccia anche la livrea della macchina. Così abbiamo tutti un po' i Ma colori secondo me diversi, così se no ci avrà uguale. tutta la... tutti la livrea uguale, ci avranno gli E no, Ezra, appunto, se la modificano... Ho capito, ma Ma se l'avevi Moro! detto mo... Ma sono a casa Cerzo, ma perché? Forse perché sei entrato mentre ero in caricamento, esci e rientra. A me non ha trovato nessuno partito. Quindi devo tornare al menu, entrare nella mia di nuovo e poi rientrare nella Ma non tua. puoi entrare direttamente da me? E come faccio? Ah, tu dicevi Come facendo... Effettivamente potevo aprire il menu, fare trova partita anche da lì. Eh no, però ero già nella tua fai? No, partita, che sì, non rifacevo a credo. capo? No, esci nel menu, non rientri nella tua partita, entri Eh direttamente, non si no, può come... fare da Eh no, lo devi, devo, Steam, devi fare non trova so. partita, in teoria. Blizzard. Ah no, vedi, però Cazzo, sì, effettivamente c'è è un dentro la isciti su grotta Steam. dove eravamo Proviamo un ieri. po'. Vabbè, C'è un isciti su Steam, quindi la effettivamente. scelta è stata fatta Mi c'erano due squali che mi stavano per inculare fuori di mezzo, quindi... C'è una borraccia d'acqua, io ne ho già due, prendetela voi. Anch'io ce n'ho due. Allora, prendo la marca. Adesso lo prendo io. Qui c'è del metallo. Non credo sia metallo. No? Sembra diverso. Eccomi dentro. Prendi lì Qua la... c'è una piastra a pressione. No, c'è una porta però. Quanto pesa la borraccia con l'acqua? Un po'. Su EA Uno Games con e mezzo. quale nick? Gli Ezard normale. Mi trovate subito. Ah, è duro qui. Credo di averli l'immagine. Non mi ricordo che immagine. Ah, dovrebbe essere Tutto, lo zombie tutto duro. di Plants vs Zombie, dovrebbe Ci sono i funghi, se essere. Questi dovete funghi prendeteli, fammi li vendete. prendere. Oh, qui si scende. Acqua? Ah, sì, acqua. Acqua di fiume. Non si può Non si andare. può andare. Ma che cagata sta cosa. Come no? Ah, 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 ah. Quindi? Non si può vedere. Come andiamo qui? Ma Non bisogna buttare... saprei. No, non credo ci si butti di Qui c'è qui, sto no, qui... macchinario perché Serve a nulla? sicuramente si può togliere l'acqua. Quindi anche qua si scende, ma non si può andare. Sì, bisogna Sì, togliere forse l'acqua. si può togliere là. Cerco di capire come. Allora è la porta di là. Ma lì è chiusa la porta. Non si poteva aprire, non è che bastava premere F. Sì, non so. No, serve chiave Chiave antico antico levante. levante, è forse una missione qualcosa. Boh, Sì, allora oggi esce usciamo Worms, tra fuori. l'altro. Oggi esce il video di Poi dobbiamo Worms, sì. riregistrarlo. Occhio Vediamo un perché po' come fuori ci andrà. c'erano due squaletti Ma si può e... uscire? Sì. No, Ci perché sono due comunque sembrava... esco squaletti prima... No, non e si può, non posso occhio uscire prima. perché mi si inculano.
Tutto, tutto duro? Ciao, Ollo. Ma non penso serva una cannuccia per togliere l'acqua. Ha voglia ciucciare. Non vedo niente. Pronti? Sì, pronti? Sì, ma non vedo nulla. Magari no, spawnano. Spazio, pronti? Sì, sì, vai, vai. Non c'è nessuno. Beh, tanto bevete okay. Qua, già che ci siamo. Dobbiamo andare lì alla... Lo squalo ci serve ciucciamo. Pure da riportare lì a Levante. Volete provare a farne destra. Uno? Allora, lì a destra c'è uno. Sei un isolato? Sì. Fate andare me, ovviamente. Vado qua a destra. Sì. Tra l'altro, non so perché, ma mi manca della stamina. Forse... Vabbè, quando siamo arrivati qui. Dentro la grotta, gioco, almeno strisciare. Ci siamo rinfrescati, che altro. Sì, va appena iniziato con comunque. Non ho tolto niente io con lo scudo. Io nella con la pistola non ci ho preso, mi sa. No, ok, no, non si fa, si fa, mi ha fatto male, però si fa. Okay. Paratevi. Okay. Sì, 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 a me attaccava. Mi ha dato giusto un colpettino. Pelle a scaglie, non so quanta ne serviva. Prendiamo, facciamone un altro. Ne vedo uno. Dobbiamo qua. Andare intanto lì. Anche lì c'era il bossone qua. Cosa c'ho? Sì, dobbiamo fare il boss. Cosa mi ha appiccicato? Resistenza caldo fuoco, ragazzi. Decadimento eterno meno 25%. Mortacci de Pippo, ma proprio. Frammenti di metallo. Prendo anche gli spuntoni che poi magari li usiamo per cacare. Non credo servano per quello, però. Scusami, sono confuso allora. Cioè, cactus lo tengo, lo uso. L'or, comunque. Dobbiamo fare il bossone Lelim, che non c'è più, tra l'altro. No, c'è. Ma questo si alza, ragazzi. No, no. No. Non c'è. Non c'è la manticora? Qui che c'erano anche i robottoni. Il robottone là. Mi sono scordato di usare una benda, ragazzi. Qui c'è il robottone. Ah, quello è il... Ma però sono in due. Però... Cos'è che mi ha messo addosso? Cos'ho? C'è lo scudo quello. Vulnerabilità elementale, resistenza sì. A fuoco, decadimento etereo pure. Vediamo se c'è l'ingresso per entrare. Infatti, vediamo, approfittiamone mo che non c'è la manticola. C'è lì fuori la manticola. Zio sta attaccando gli insetti. Approfittiamone ora. Andiamo dentro. Chiama tutti? No, per entrare per attaccare. Ah. Per entrare. No, per entrare. Dov'è? Qui si entra? Sì, qua. Venite. Godo. Ma questo si alza. Vabbè, Rob, questo veramente. Sempre dietro l'angolo ormai, roba, a prendermi di mira. Ok, qui non... c'è gente. Oh zio, uno squalo. Vado io. Ma questo sembra etereo o qualcosa del genere? No, lo squadro come... lo squadro. Squadro. Vabbè, ma direi che siamo messi abbastanza bene. Dai, ieri ga. Leggi. Congratulazioni per aver affrontato le sabbie roventi. Ora dovrai avventurarti nel nido del calabrone. Resisti al veleno e alle punture. All'ombra di una foresta gigantesca. Delle pozioni per il mana. All'ombra, no, dobbiamo andare. All'ombra di una foresta gigantesca. Quindi forse sono i. Prendi le pozioni gli alveari dell'altra zona, però. Sì, ma avete capito che bisogna resistere al veleno? Non so. Per fare, scusami. Per fare sta missione. Vabbè, ma questa è una missione secondaria. Sì, qua c'è il mana lì a Zarsi. Del calabrone, bisogna resistere al veleno. L'ombra di una foresta gigantesca. Vabbè, sì, ti dice semplicemente. È una caccia al tesoro, praticamente. Questa sì. Dice adesso di andare là. Non però c'è niente, quella sì. Nella foresta di Emekar. Aspettate uscire. Ripigliamo un po' la temperatura. Così. Sì, ma a me sta salendo. Ah, no, qua venite di qua che lì sale. No, qua da me scende. No, a me è arrivata già in pari, quindi sono a posto. Aspettate, però, aspettate che. Aspetta che ricarico. Faccio alcune cose. Non so se mangiare la carne secca perché si perché sta facciamo la manticola. Io ho trovato pro protezione 1, resistenza 13. Scusa, com'è sto velo? È meglio del mio. Costo in mana più 5%, costo energia meno 10. Marco, lo vuoi tu? No, però tu cos'è, scusami? Coso. È un copricapo. Velo del deserto d'elite. C'ha 13 resistenze. Resistenza impatti 9. Protezione no, no, 8. No. Lo metto io. Ma che merda. Io ho le corna. Qual era la cosa che mi resettava la piscina? Prendete... questa. Bestia, Ollo. E poi mi mangio un purpurrito. La stacchiavi io la butto, intanto. Non serve, dici? L'abbiamo usata. Vabbè, allora.
Io ho preso un sacco di roba bomba anche per... folgorante. Chi la vuole? La bomba folgorante. 5 bombe folgoranti, le butto qui. Caso prendetele per venderle. Perché tu sei pieno. Ci dovrei essere. Aspetta, cattivo la spada. Bomba folgorante, ma... Il fatto è che la metterei anche nell'inventario rapido. A parte che non la trovo. Ah, Moro, tieni queste tu. No, non tengo niente, sono pieno. Ma credo non... Non posso portare nulla io. Cioè, sì, controllate se ci sono aggiornamenti su Formula 1, mi raccomando, che potrebbero esserci delle... Ma le bombe dove me le ha messe? Non ce le ho. Le ho raccolte io, ma non ce le ho. Inventario ce l'hai da qualche parte inventario. Quanto pare, no. Sì, sarà una patch, quanto era ricchi, non... Oh, non c'ho le bombe. Non ci sono. Non le vedo. Eccole qua. Esplode dopo un attimo infliggendo danni da fulmine. Vabbè, me le metto nell'accesso rapido dove c'era la carne secca, che tanto non ce l'ho. Cosa vogliamo fare? Io farei... Proviamo a fare la manticola. Rischiamo. Per fare, non serve un cazzo. Vabbè. Per provare. Ma per provare a che? Che perdiamo vite e basta. Non... No, in realtà serviva la manticola per del crafting, ma nelle città no, vecchie. No, non serve però. Un cazzo, lascia stare. Usciamo intanto. Ero preparato tutto. Vabbè, ma non serve a niente, devi combattere le creature. Al massimo facciamo gli squali, livello. Scusate. Ma gli squali abbiamo preso già 2 scaglie. Ma non, quante ne servono? Solo 2 ne servono. Probabilmente solo una. Devo portare magari allo serve chef. Per qualche crafting. No, le devo portare qua allo chef. Io vorrei lootare quei due cosi perché c'hanno le cose che ma si magari vendono. Magari ha pochissima vita. Non penso che l'abbiamo neanche provato ad attaccare. No, il fatto è che vorrei lootare per i gusci quelli lì. Però quella è lì. No, occhio, pazzo. Vorrei lootare i gusci io. Guarda quanta sta andando. Sta sanguinando, la manticola. Infatti, però... guarda quanta vita c'ha. Sì, ma tanto non serve un cazzo, è inutile. Prendi i gusci e andiamo via, dai. Prendi i gusci e andiamo via. Prese. Non riesco a attaccarlo. Vabbè, dobbiamo andare a Bergamo. Andiamo a Bergamo. Da che parte era? Ma il fatto è che non ci serve proprio a nulla la roba adesso, la roba della manticola. Ma questa si tira su, però. No, veramente tabba. Se non vi non ve la tagga. Non una vena che avevo già raccolto. Ma di qua era giusto, giusto? Sì, sì. C'è una tenda lì, no? No, no, non c'è. C'è anche un ponte sopra con una torretta lì. I robottoni. La coda farmi fighe. Farmi fighe sembra. Non farmi fighe, però. Qua c'è una cassa. Io non ragazzi. Farmo fighe, ragazzi. Giuro. Una cassa con dentro la trappola con filo. Basta, ste trappole. Le prendo per venderle. Questo l'avevamo ucciso, se non ricordo male. Sì. Oddio, questo è un altro, però. Amici, io non sono lì. Parati. Colpisci troppe volte, tu. A me un colpo lo fai in più sempre, perché non riesco a calibrare... Via. Vedi che me ne ha fatto uno in più, me lo fa sempre. Ah, c'era un coso da vendere buono. Cinque. Lascia stare quello che ho detto io prima. Ma che stiamo andando là, dall'altra parte? Non lo so, io mi fido di non voi. È quella la città? Ma non dobbiamo... vuoi tornare... Non dobbiamo andare a Bergamo. Devo dare le scaglie prima. Andiamo lì che vendiamo. Se andiamo lì, poi andiamo a Bergamo. A sto punto uccidiamo chi riusciamo nel percorso, prendiamo altra roba magari. Anche la carne che ci serve, non abbiamo più cibo, io non c'ho più niente. Tanto scappa lì, il ciopobo. Io non ho più cibo proprio. Ma è rimasto duro per terra. Ho aperto stivo. Sì, sì, gli stai togliendo vita. Sì, c'ha uno è quasi morto. Vabbè. Manca poco. Tu hai cibo, Moro? Ci ho preso la carne adesso da sto... Ma mi è venuto un prompt di cliccare qui. Sto pazzo. Piro. Però il cibo è veramente un problema. Sì, anche là c'è una fortezza. Qui ma c'è... aspetta, ma questa qui però non l'abbiamo finita di esplorare. Vogliamo andare adesso. Dai, dai, facciamo al volo. Per me non c'era un'altra sentinellina di quelle con lo stocco sì, e basta. Era nell'angolo però. Lì a sinistra ci sono delle vene, mi sa Moro, C'è... Sì, sembrano delle rocce, non so. Forse è un po' la molita, vado a vedere. La mollica. Quasi questo si alza, mi sembra. E non c'è andare allora. No, forse non si alza. Non vuoi andare alla vena mineraria? No,
Anche perché non credo sia una vena. Ma lì a destra c'è. No, lì sopra sì, come no? Un cactus, credo. Ho fatto un achievement, uccidi una manticora. È morta quella lì? È morta quella là. Ma veramente? Eh sì. Che cazzo. Ma di non abbiamo altre manticore in giro. Ah, ok, che c'è questo. Faccio io, fatemi andare a me. No, no. Okay, vabbè. Paro, paro. Dai, dai. Scudata. Ti tolgo comunque con le fiammate. Cascata nell'acqua. Altro stocco e la polvere di. Sono esausto. E non posso neanche mangiare. Ah, mi togli la spada però quando uso, ok. Andiamo a sinistra. Quindi a sinistra aveva visto Moro. No, quella che era però nell'angolo era quella lì. Ok. Si potrebbe andare a lootarla, sì. No. Però. Però non dà niente, Lizza. No, ha detto per fare delle armi fighe. Sì, ho capito, ma che cazzo ci fai? Le armi fighe. Le armi fighe. Sì, ma mica ti basta solo la mano. Non è che trovi l'arma. Ragazzi, qua dietro c'era altro, però. Io non ho. Lì c'era la tizia l'altra volta. Questa qua doveva prendere la manita, l'avevo detto a Moro. Ma lì non si esce fuori? C'è il retro, volevo vedere se c'era qualcosa. No, forse non c'è niente. Aspetta. Perché se effettivamente l'arma che fai è buona, ci andrei anche. Hai molto caldo. Sì, ma con tutte le creature ci fai le armi. Non siamo riusciti a farne una ancora. No, non c'è niente qua, non vedi. Io ho il grido di frammenti di golem bestiale, cartilagine di squalo, lingua assassina, mai fatto niente ancora. Dai, arriva notte che io sto morendo di caldo. No, vabbè, tanto adesso andiamo in città. Non so se ci arriverò. Sono molto pesante. Buttami qualcosa in caso. No, sì, io c'ho spazio. No, prendetevi. A buon prezzo. Intanto i gusci, frammenti lì mi serviranno. Pozioni di furtività che probabilmente le venderete. Queste pozioni qui prendile tu, Marco, che sono di forza. Sì. E un mezzo stocco. Tiè. Andiamo. Che frecce che fa? No, perché altro magari la vendavamo, magari vale un casino. Sì, ma ti daranno, cioè, se ti va bene 50 o 60. C'è la tua bella. Vuole andarla a vedere. Adesso in teoria va via il caldo. Non so, c'è quella torre lì che mi ispira. Volete provare ad andare? Fino a qui. Io sono full del caldo, però. Anch'io. Già, però io la torre. Ma in teoria adesso si fa notte. Adesso cala il sole. Sì, adesso dovrebbe calare. Dove lo vedi? A me la torcia comunque non è che mi abbassa, mi rallenta semplicemente il caldo. Questo sole. Per quello che fa caldo. Sale, magari ci trovo qualcosa, fa vedere. Bom 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 bom. Qua c'è una vena pure. Cristallo di sale. Mi sa che no. Cogli il cactus. Sì, lo piglio io che sto per morire. No, non c'è una beata. Per ora non la uso, però, Ci sono delle rovine. Sono delle fogne lì. Posso entrare dalle fogne poi in città? Rovine, vediamo. C'è lo scrignos. Qua c'è una casa. Cosa c'è dentro? Allora, c'è un'ascia da ferro che la vendo. Dei sandali che li vendo. I sandali. Vedi se puoi, se puoi craftarli, forse è meglio i sandali. Magari ti pigli il lino. Dopo vedo quanto valgono venderli. C'è chi è quello là? Oddio, una sentinellona? È come quella. No, questa è una bestia, È nudo? No, è una sentinella, scusa. Però del fulmine. Non so se andrei, O aspettiamo gigante. Che diventa giorno e notte, così non abbiamo problemi dal caldo. No, volevo solo vederlo. Che roba è? No, è un banditone gigante. È un Moro, però Star vicino, Wars. Perché mi ha messo questa? Ma chi la vuole? Come volete voi. Se volete provare o no. Non lo so. Che fai? Si inciampi pure. Che no, sono morto. Io sono appena morto per il caso. Però dai, il sole dovrebbe andare via. Sì, ho capito.
Il fatto che non c'è una barra che te lo dice che stai per morire. No, dai, il sole è andato via adesso. Dovrebbe sì, ma ancora il caldo sta andando su. E io sono ancora rosso. E che facciamo? Mangio un fico intanto. Ecco, mangiamoci. Non so se volete combatterla, cazzo. Se non volete combatterla andiamo via. E che non siamo messi benissimo, credo. Beh, io non sono messo male. A parte ma la sei vita. Appena morto, Lizza. Sì, no, ma male. Ho il mana, ce l'ho tutto, quindi volendo posso sparare. Io l'energia mi manca uno spicchio, la vita ce l'ho full. Se volete proviamo. A me disturba il caldo, vorrei aspettare che va via totalmente il caldo. Sì, anche io vorrei aspettare che se ne va il caldo, sennò ci si inchiula. Che altro? Rifarmi un po' di vita. Ok, ho mangiato alberelli qua. Ho mangiato il fico, mi sta andando giù con il refrigeramento qui. Non c'avete della legna così per caso voi? No. No, non la tengo qui. Vado giù a prenderla. Non la tengo nell'inventario. No, i polaretti a parte che si erano già sciolti. Faccio una in gioco mi dà fastidio il caldo. A me il caldo mi dà fastidio sempre. In qualsiasi situazione. Venite qui giù dove sono io, venite. Ah. Yeah. Cosa c'è qua dietro? C'è questo pisellone? Vena ricca di ferro. Vena. Ricca non ce l'ha scritto da nessuna parte. Allora... Non cioè, voglio starvi vicino, però, non scusami. È una buona idea, però no. Mi serve per... Ma se... Non so, se volete dormire per recuperare la vita... Ah, no, ma voi c'è... Eh no, poi diventa giorno. No, a me manca l'energia, c'è cioè un spicchio di energia. Bastava dormire 3-4 ore, non di più. Anche io, Frapsa, io sto... Se penso a quest'estate sto già male, vi giuro. Cioè, ormai è una cosa... Perciò delle cose che mi ripristina la vita? No. Ripristina la salute persa. Gli ovetti questi qua. Ok, sì, mi ha ridato un pochino di... Ok. Posto. Adesso mi vendo e sono operativo. Ok. Mi mangio le uova che mi danno... Mi curano, ok. Buongiorno. Vorrei provare a ingaggiarlo con l'arco. Oh, adesso si è abbassato il caldo. Sì, sta iniziando ad abbassarsi adesso. No, si è rialzato. Cioè, sto vicino a te, fermo? Ah, sì. Ok. Allora, quindi la fa per tutti il frescone. Sì, ma devo stare proprio appiccicato. Sì, ma no, ma tanto adesso dovrebbe... Beh, tanto stiamo qui. Non è vero, Airfl, questa è una cazzata incredibile che hai scritto. Mamma mia, io faccio la doccia e esco, sono già sudato, che dici? Credo sia veramente una delle cazzate più grosse che mi avevo letto. Ma va zero, cioè il caldo è proprio l'opposto. Col freddo ti puoi coprire, col caldo ti inculi, fine. Cioè o accendi qualcosa ti inculi. E poi Polly, sì, il caldo che fa in Sicilia sì, ma il caldo che avete in Sicilia è secco. Vieni a Milano in agosto, poi vieni. Cioè ma proprio, ripeto, il freddo c'è sempre modo di trovare del caldo. Io non trovo il fresco d'estate, non è possibile. Se non è stato più freddo e piovoso, bisogna vedere. Non ce la faccio comunque. A parte che io no, a parte che anche la doccia si fa. In realtà è il contrario. Bisogna fare. Bisogna farsi la doccia bollente d'estate, così esce e senti più fresco, non farsela fredda. Io cioè... Immagino che sia tremendo. Però cioè il fatto che per il freddo puoi fare qualcosa. È una cosa proprio oggettiva questa. Per il caldo, no. A me sembra in salita. Eh sì, se no, non sei vicino alla torcia di Marco, in salita. Sì, sì, dopo una doccia che sia fredda, calda, io comunque... Cioè, è calda, almeno senti un po' di fresco. Fredda, proprio esco, sto già sudando. Poi, ripeto, al di là della vostra preferenza, no? Che ci sta, che preferiate il caldo, è proprio una cosa oggettiva. Col caldo ti inculi, col freddo ti puoi coprire. Puoi avere un po' più di freddo, ma ti puoi coprire. Cioè, invece non caldo, hai caldo, fine. Cioè. A volte si confonde il sudore con l'umidità, Keyworsti. A me non fa neanche effetto la sua cosa. No, adesso mi sta salendo anche a me.
Il fare la doccia bollente è una gran cazzata. Non è vero, Iflex, se ti fai una doccia bollente, quando esci la temperatura è più bassa e il tuo corpo sente più fresco. Ma comunque dura sì, ma quella, poco. Quella cioè... è comunque un'illusione, non è che serve. No, è per fregare il tuo corpo, chiaramente, ma comunque non serve a niente, perché io dopo un secondo sudo che me la faccio fredda, che me la faccio calda, quindi comunque non funziona, quello ah, sì. Ah, perché mi è finito il fico. Però freghi il tuo corpo. Ma non è anche la mia sfera qua che io non credo. Esatto, metti il condizionatore, ma poi lì hai altri problemi, cioè... O metti il condizionatore o ti inculi, però per quello dico non c'è rimedio, cioè, o ti accendi qualcosa, non c'è rimedio. La coperta, ti metti una coperta, ti vesti pesante, cioè col freddo. Perché è chiaro, se accendi il condizionatore risolvi, però sì, devi avere il condizionatore. Io fortunatamente ho la stanza piccola con il condizionatore, basta che lo accendo mezz'ora e poi già è abbastanza per 4-5 ore. Vabbè, resiste, quindi... per dire che esci dalla doccia sei già sudato, però sì, cioè se... se ti asciughi e sei ancora bagnato è perché stai sudando. Ma sta salendo il caldo, ma... è finito il fico, Marco. Ma sta facendo... ma sì, ma è notte, cioè... E no, perché... Vabbè, ancora perché non è la... notte. Io sono al livello massimo, cioè la mia barra, la freccia è... ecco, appunto. Ma infatti... Vabbè, ma non c'ho sgonfiato. Sì, ma l'hai finito l'effetto. Quindi no... Cioè, nel senso sì, è finito. No, ma infatti, ma per me che vabbè, la faccio allora fredda, che la faccio calda, o caldo. In città no, ok, sta calando, sta calando, sta calando, sta calando. A me sta calando. È vero, ah, okay, è vero. Sì. Siamo anche vicino qui, che cala più la svelta, magari. Sì, venite vicino alle palle. Hai caldo. Non ho più... Che rumore è questo? Ah, il freschino. Può essere, sì. Allora... Ma che difficoltà è nel vestirti pesante, Alfred? Ti vesti pesante, fine. È una cosa oggettiva, non so se... cioè, stai facendo un discorso sul niente, Airflex. Se hai freddo, ti metti i vestiti o ti puoi coprire. Se hai caldo, ti puoi spogliare quanto vuoi. Hai caldo comunque. È una cosa oggettiva, non c'è da discutere. Poi che puoi preferire il caldo o preferire il freddo? Assolutamente. Cioè, se tu preferisci il caldo, continuerai a preferire il caldo. Quello che dico io è che non c'è risoluzione fisicamente, o ti accendi un condizionatore, ma se non hai il condizionatore ti inculi, e a volte neanche, anche per esempio il ventilatore fa più danni che altro, perché a me viene mal di gola, mi ammalo perché mi viene la diarrea, perché sudo, se sono perennemente sudato, ma quella è una cosa oggettiva, al di là che preferisci, poi che il caldo e l'umidità, anche quello che hai detto prima, il nostro colpo col caldo non è vero, dipende dal corpo, è il problema che si accentua nell'estate. Rimuovo la torcia. Poi che preferiate o meno una cosa, quello è soggettivissimo, ci mancherebbe. Io dico proprio a livello oggettivo, ti copri. Se c'hai freddo ti copri. Aspetta, c'è... E tanto lo ingaggerò io. Ci mancherebbe, poi se preferite il caldo... eccesso di merda del mio zaino del cazzo. Ok, attimo. Perfetto, ti vesti pesante, sudi e poi tieni il freddo addosso tutto il tempo. Boh, Alfred, io non so come... Sudi il corpo con i vestiti? Allora ti sei vestito male, se fa scusami. Freddo fuori, ti vesti, non sudi, hai solo caldo. No, ti sudi stai perché bene, sei troppo perché vestito. Ti devi vestire nel modo giusto, non è che ti metti sopra 10 giubbotti e allora è ovvio che... Cioè, ti devi... ci vuole equilibrio. Il ragionamento è... Quello anche d'estate, cioè se... No, d'estate se sto nudo, sto nudo, sudo no, lo stesso. Più di nudo non puoi stare. Di merda, sudi e non sudi e sudi. Ma chiaro, non sudi. L'equilibrio ci vuole sempre, però non ha proprio lo senso. Lo ingaggio. Ma no, devo ingaggiarlo io, no? Devo ingaggiarlo io. Ma l'hai tolto io. Già un casino lì. Ma perché l'ho fatto con la freccina... È grosso grosso lui però, eh. Però okay, li tolgo uno. Sì, sì. Oh, occhio, però che è andato da voi. Devi riuscire. Me è sciolto. C'ha già metà vita, però, eh. Ti tiro le bombe. Vai, buona la bomba lì. Il fatto è che non c'è un'abilità di taunt. Perché no, questo... è andata lì. Perché loro aggrano chi fa più danno. Semplicemente gli ho fatto danno tanto e aggrano. No. Devo però... se Marco vieni tirami su, Marco vieni tirami su. Aspetta. Che gli sparo un paio di bombette. Ok, ok, sta arrivando, ok. Ma ce l'ha con me. Vabbè, ma allora è proprio stronzo. Ma scusami. Hai sparato nel culo. Ti giuro, non ho capito cosa stai dicendo. Vabbè, tirami su. Io ho letto quello che hai detto tu. Tu hai detto mi vesto pesante e poi sudo. Ma di che? Aspetta, pozione.
astrale, rubino, va bene. Pietra del mana. Pietra del mana, ottimo per farmi le cose. Vabbè, andiamo in città. Vabbè, è stato un po' litigando per sta roba. No, no, è che Alve cioè, fa passare come se stessi. Cioè, non ma è tu la stavi comunque facendo passare. Vabbè, se lui preferisce il caldo. Non è quello. Vedi che non hai letto cosa ha scritto Alve. Scrivendo cose come se non lo stessimo ha capendo. Ha scritto cose ripetendo cose senza senso. Ma sì, per perché me, l'hai proprio attaccato. Se hai sentito braccato. Vabbè, sti cazzi. No, attaccato. Si sta discutendo. Vabbè, non è la prima volta. Con Airflex, no, ma per quello adesso. Cioè, è anche una questione di. Cioè, adesso va bene tutto. Ah, ma c'è un fiume. Sì, gli ho sparato nel culo e zompato via così. Devo lanciare cioè, dalle fogne. Forse di qua sì, però. Mi ricordo che c'era un'uscita. No, questo non ne si sa da quale nome è vero, Brigitrice. No, credo sia tappato. Qua c'è un buco. Non c'è la fire exit qua. Beh. Entriamo dal buco. Cioè, non ci stiamo parlando di preferenze. Proprio non c'entra niente la preferenza qua. Ci mancherebbe altro. No, posso raccogliere il pesce. Ma Gibo, si sa che si non risicano rose, mi sembra di Bisenzio. Ah, ma io mi sono preso un colpo di troppo. Godo. Vieni qui, pezzo di merda, vieni qui. Allontanare, a coglione, vieni qua. Anfame, a pezzo di merda. Scappa il vigliacco. Sempre il solito vigliacco. Ma ti devi vestire giusto, amore. Se quello vesti, che dico io è che è una funzione. In un certo modo astrati proprio perché non c'è un giusto. Esatto, se ti vesti pesante in generale perché ti sei vestito troppo. Ma si stava parlando alla base, ragazzi. Alla base, se tu hai freddo ti puoi coprire. Se io ho caldo, anche se mi scopro l'estate, soprattutto quelle molto calde, ho caldo lo stesso. E io posso andare in giro col pantaloncino, mi sudano le gambe, che se mi siedo mi si fanno i pantaloni. Ma a forma basta di dire sudore. Solo umidità. Purtroppo magari qualcuno di loro non è una questione di preferenza della pianura padana, quindi non sa mi cosa voglia dire. La minchia di tutto. Cioè, il problema non è la preferenza, ci mancherebbe altro. Poi chiaro, chi è in zona marittima può dire io vado al mare. Certo, io non posso. Comunque anche al mare la padana, poi vedete quanto amate il caldo. Io parlavo semplicemente di cose che puoi fare per il freddo e per il caldo. Per il caldo l'unica cosa che puoi fare è ti accendi uno strumento esterno che se ce l'hai bene, se non ce l'hai ti inculi. Anche la coperta è uno strumento esterno, se ci pensi, Marco. Beh, non è la stessa cosa, amore. Minimamente una coperta ce l'hanno tutti, anche un giubbotto ce l'hanno tutti, il condizionatore non ce l'hanno tutti. E comunque stai sprecando un sacco di corrente, con la coperta te la metti su e... Non è minimamente la stessa roba. Queste tutte le pozioni normali adesso non hanno mare ottimo. Pozioni furtività le vendo che tanto. Pasta pungente, non cura istantaneamente le infezioni. Io ho tutta sta roba, solo che mi devo portare dietro la farmacia e non ne posso più. Sta roba qua, adesso prima vado dal. Oltre a quello, sì, non te lo puoi portare in giro, ovviamente il condizionatore. Un grosso cuore mineralizzato di un gigante delle ceneri. Ma questo la mi servirà? Serve? La pelle? Perché? Sì, perché ne ho 9 e non so. Sto portando in giro da secoli. Ma d'estate, Warstig, è quello che stai scrivendo? Che senso ti puoi... Sì, Gabrulo, il discorso era che se anche da nudo completamente più fresco subito, non ti puoi togliere la pelle o mettertene una traspirante, era quello. Sì, sì, ma si parlava solo di una cosa oggettiva, non sto parlando di preferenze, cioè... Non sta sì, dicendo chi ha caldo o abbastanza, pelle qui nel chi gioco, preferisce caldo o abbastanza. Non generale nella vita. Okay, fatemi parlare con lui. Io devo vendere le palle. Ok, 4 meringhe spinose. Ah, non lo so, signor pezzente. Allora, io vendo. Primavera e autunno sono le cose migliori, ovviamente. Beh, le temperature equilibrate problemi, sì. Erano intorno ai 20 gradi. Io vivrei sempre intorno ai 20 gradi. 20-25 massimo, proprio. Già 25 potrebbe far caldo. Tra i 20 e i 25. La cartilagine di squalo ce le ho. Mettiamo anche 15, proprio se vuoi stare un pochino più fresco. 15-25, perfetto. Can I help? This worries me. Curious. Okay. Devo mettermi... Ma le ho date tutte e due, però 4 meringhe. Magari le potevo vendere a 6 miliardi di euro. Qualcuno sa dove si trovano le cose del fuoco? Le pietre focaie? Sì, siccome le puoi fare, qualcuno, però... Io te le posso fare.
se le posso fare con... Ma non mi ricordo. Ma Warthig lì, olio, lì però... mi serve l'olio e le pietre del mana. Ce ne ho. Lì Warthig stavi male perché... c'era il cioè avevi il sole addosso, era un colpo di calore per quello, ma quello ci quello ok. Lì ha senso coprirsi, ma perché lì Fabbro, per favore. E Moro, vuoi dei frammenti di ferro? Ne ho 7. Io ce ne ho un po'. Maledizione. Cos'altro serviva nel frammento? E basta. O le frecce anche, però. C'era qualcos'altro? Voglio andarmene. Ah, per la torcia. Volete una torcia di... no, serve la pietra. Dobbiamo tornare a Bergamo, no? Sì. Quindi, Moro, fammene una, e così ne ho 9 e dovrebbero bastarmi per tornare. Poi Bergamo, le razioni io non so se ce le ho, Adesso io, ne ho 7, no? Ne servono un 4. Frammenti che li vuoi tu, li lasciamo qui. Fai il fuoco, intanto. Frammenti di cosa? E di ferro, ce ne ho 7 io, sì, a me non servo. Vedo, aspetta, fammi mettere il coso dell'alchemias. Amici, vi ricordiamo questa sera c'è Formula 1. Per 3 ore, mi raccomando, scaricate Formula 1, 23, fatevi la livella se potete e basta. Sì, Ludo, ma lì conviene... Lì non si parla di caldo freddo, lì ti devi coprire perché arriva il sole e ti bruci, ti viene un'insolazione, ti scotti. Ti serve l'olio? Mi serve l'olio a me serve l'olio sia per farti le pietre che per farmi fammi i proiettili. Fammi l'unica pietra. Te l'ho fatta una. Una te ne serviva? Vabbè, sì, quello che non c'è pietra del mana. Allora, il resto cosa posso fare? L'uovo di larva? Ah, io devo cucinare l'uovo di larva. Aspetta. Tanto, allora, adesso io di robe per recuperare il mana ne ho. Un bel po'. Can I help you? This worries me. Stocco io da mangiare ho solo le uova di larva? Tanto che voi fate, vado a cercare se c'è qualcuno che le vende. Faccio delle razioni, così Marco se le mette nel culo. Perché non ce l'ho l'uovo di larva? Aggiornate Formula 1, sì, mi raccomando, apritelo, perché spesso sul Game Pass non vi fa vedere se c'è l'aggiornamento, soprattutto sulle applicazioni di EA Games. Dovete aprire il launcher di EA Games per vedere l'aggiornamento, quindi in caso controllate. Non dovrebbe essere un grosso aggiornamento. Ah, per dici per farti ombra, Ludo? Sì, vai, ma se sei a temperature tanto elevate, sì, ovviamente. Ma io non trovo le mie uova. Le mie uova? Dove sono le mie uova? Marco, ragazzi, devo prendete fare ancora... le tisane minerali se non le avete. Moro, vuoi la ancora tisane speziate? Ti devo fare a te. Se a vuoi, più ne ho meglio è. Fate qui, se volendo se ne possono comprare anche. No, ma le caso. Posso fare una cazzata le tisane minerali. Ah, no, okay. Ci sono gli zaini qua. Moro, pigliati questi qua però intanto. E ci puoi fare delle robe. Poi non so se vuoi anche le l'anobio te lo do. Con la marmellata e la marmellata. Un antifurto, ragazzi, è ripartito. Una meringa. Oh, quanto le razioni durano. I tisane non scadono, no? No, penso di sì. Io c'ho ancora la felce oleosa. Non c'è la barra della scadenza. No, non c'è la scadenza. No, infatti è comodo per quello. C'ho ancora la felce oleosa che si vende a un botto, ma si usa in alchimia. La teniamo lì. Non trovo chi vende le pietre. Vabbè, le prenderò a Bergamo. Ok. Vai, dormiamo e partiamo. Aspetta, Marco, ti do le Tyzanus. A me anche le razioni già che ci sei. Sì. Posso fare qualcosa? Quante ne hai date? 4. 4. Posso fare delle razioni da viaggio se. Cioè, io ne ho 4, quindi un giro 39-39 impatto. Bello. Fortissimo. Marco, quante te ne servono? Vai, te ne do un po'. Ne ho 13, te ne do. Sì, dammi la metà circa. Cazzo, ma hai due mani, no, però. Prendi questo. Ma non si usa così lo stock, ragazzi. Can I help you? Ah, ma sì, perché lo usa tipo spada? Sì. Occhio che scadono le razioni. Però vabbè, è forte. Un po', è lo stoccazzo. Sì, scadono molto lentamente, in teoria. Però occhio. Ci sono le cose essiccate qui. Ah, ma 10 carni essiccate costano 5? Solo? Qua dice 5, sì. 10. No, ce n'ha 5. No, ne ha 10. Ah, ne ha 10 lui, è vero. Sì. Varrà la pena, ragazzi, lo stoccone. Secondo me se non fa il lavoro dello stocco, quindi non hai quella velocità, non c'ha senso. Eh no, vabbè, c'ha più danno comunque della mia roba.
Ma scusa, vende la carne di gioiello cruda, ma è già marcia praticamente. Cioè la, la barra è vuota. Anche a loro. Vabbè, dormiamo. Aspetta. Sì, stavo cercando di... Io volevo prendere quella benda che mi faceva, mi dava benefici durante il giorno sull'energia, ma... Quella benda, scusate. Stronzo, l'abbiamo prosciugato tutte le finanze. Questo qua vende la tenda di lusso, però costa 350, è veramente tanto per una tenda. C'è la tenda da mago e la tenda... Tu hai la tenda da mago, Liezer? Io sì, l'ho già preso. Sì. Mi prendo questa qui, allora, e vendo l'altra. Dai, facciamo così che posso... Le tende, le robe da viaggio servono sempre. Va bene, dai. Fammi parlare con il negoziante sul... a questo punto 288 mi da vendere quell'ascia, però... Beh, cavolo. A te, Marco, non era più forte della tua mazza? Era... Cos'è, 37 mi pare c'era... danni... Ah, no, no, sì? E 29 impatto. Ma è a una mano? Sì. Non... Strano che non l'ho presa, allora. Allora, no, prendetela tu. Stranissimo che non l'ho presa. Ma dove l'hai trovata questa qui? Questa l'aveva droppata il boss. Ah no, te l'avevo lasciata a te, non mi ricordo per quale motivo. A meno di impatto. Perché la mia ha 10 di impatto in più. E toglie la linea, la cosa bianca. Però questa fa più danno, Cioè, non lo so, chat. Cioè, secondo voi è meglio... Dipende su... Perché, allora, con una vi aiuto più a voi, perché ve lo stordisco prima. Infliggo confusione, l'altra non infligge confusione. L'altra non infligge confusione e ha meno impatto. Allora, Moro, tienila tu, vieni qua. No. O vendi, vendila. Non lo so, la vendo io. Adesso, tienila. Tienila, perché adesso voglio vedere come mi trovo con lo stocco. Cosa sei? Madonna. Cesar, l'acmanite tu ce l'avevi? La che? L'acmanite, pietrone viola. No, forse è quello che ho venduto io. Ma te sei scemo? No, aspetta, no, non era quella. Ma io ho venduto... Dov'è? L'acmanite è un pietrone viola. No, quello no, non l'ho mai avuto. Ho venduta io perché ho detto sti cazzi? Avuto, no? Sì, veramente sì. Io non ho venduto nulla di duro. Perché se fosse solo, da solo l'impatto sarebbe importantissimo, ma in tre sbilanciate i nemici molto più facilmente. Tenebrosa, due acmanite e argento, mannaggia. Però pettone, spesso rimango vivo io, magari. E magari può servire che gli... Vabbè, no, non lo allora so, ci vorrebbe, ragazzi, qui servirebbe qualcosa che possa fare aggro, perché se no, se vedete, io faccio tanto danno e mi vengono a colpire subito e mi sciottano. Però è che io lancio una, ma se ho due magie sono morto. Il fatto è che in quel problema lì, anche se io gli tiro tre mazzate, va comunque da te. No, ci vorrebbe che facciano tipo ad aggro, non so se esiste questo gioco, perché... Sarebbe buono avessi una skill con il taunt. Sì, perché qui c'è la... da me. Qui da quello che ho capito i mostri vanno a chi gli fa più danno in quel momento. Sì, sì, sì. Funziona così. Il problema è che non so se esiste proprio solo il taunt, che io vado lì e lui sta sempre con me, fisso su di me. Che poi potrebbe essere anche una cosa negativa, perché magari se vi devo tirare su, eccetera, no, o è vero, altro... però... Non lo so. È che io... Le magie mie fanno tanto male, però è che se ne lancio due e poi muoio è inutile. Ma la mia tenda è un circo gigantesco. È gigante da morire questa tenda qui. Allora, sonno. Vabbè, facciamo fino. E io devo restare. Ho un attacco sola. O viaggiamo di notte, quindi dormiamo tutto. Un attacco sola, ma. Viaggiamo di notte. Viaggiamo di notte. Però dopo è notte anche di là, Vabbè, ora che arriviamo diventa giorno. Ma se ci mettiamo a dormire appena arriviamo di là. Facciamo un tipo 15 riparazione. 15-3 faccio io. Aspettate un attimo. Maledizione. Mi metto... No, però il bastone a posto, la spada a posto. Non devo... No, volevo vedere se dovevo curare le armi invece. Io curo giusto le... Ma la lanterna... Ah, perché quella ti dice quanto manca di olio. Ok. Io sono anche full vita, in realtà faccio così. In teoria questa tenda qua dovrebbe curarmi anche di più, quindi. E darmi benefici quando mi sveglio. Il tank senza una skill passiva di agro è inutile, sì. Non è un sì, ma io adesso c'ho lo scudo. Tanca all'inizio perché inizia a aggrare lui, si prende i primi 2-3 colpi e poi basta. Che poi come danno singolo faccio molto danno, solo che voi lo fate per forza di più perché ovviamente io prendo i colpi, voi intanto menate. Dovete premere le palle. Non era le palle da premere.
bere. Smontiamo. Molta sete, bevete da qui dal culo. È riempita anche. Sì, sì. Mangiamo. Io sarebbe buono altro, comunque l'agro. Sono sempre pieno, sono. Non mi sta... Quando devo bere? Oh. Madonna. Esattamente, abbiamo dormito tanto. Devo mangiare? Cosa c'ho da mangiare io? Niente. Molto bene. C'ho io non posso, non si mangiano le razioni da viaggio. Come non si mangiano le razioni? No. No, non le mangiare le razioni. Le devi tenere per fare i viaggi, sennò... Allora. Io allora avevo finito il cibo perché ho mangiato l'ultima cosa che avevo. Ve lo do io, l'ho cucinato io. Io non c'ho proprio più niente. Do tre omelette a te. Sto a prendere due te. Prendi anche queste tu, Lizard. Questo le cose di turni. Okay. Leggo che non esiste un'abilità di tanto. Anzi, Marco, ridammi tutte le cose lì. Ti do. Cosa? Ti do le meringhe spinose. L'omelette ne ho due adesso. Di tante, una l'ho mangiata. Ti attaccano all'ultimo. Vabbè. Che li ha attaccati. No, non è vero? Perché quando mi ha tirato su. Prendi l'omelette. Prima mi è venuto a attaccare a me. Ah, le meringhe spinose? Ah, se mette un dotto si è fregato perché era infuocato. Ecco perché. Allora mi è venuto a attaccare appena mi ha tirato su perché aveva il tic del dotto. Ah, in fuoco. Sì. Namo, dai. Fammi vedere quanto mi dà di energia la tenda, un attimo. Sono tenda di lusso, 2313 secondi di meno 20 di... Cioè, le azioni mi costano meno 20 di sì, energia. Per meno 15 di mana, 2300 secondi. Non male per niente. E sono 40 minuti. La roba di dote è pesante, sì. Più che altro io incendio tutti, quindi è un po' un problema. Prova. E sta tenda è veramente il top perché cioè, vuol dire che anche ogni colpo ogni, che do e che prendo mi costa 20% di energia in meno, è utilissimo per me. È come avere tutti i giorni una pozione che mi tiene perché sono 40 minuti di orologio vero. Guardalo quel figlio di puttana, ecco lì Azar, bravo. Non ci ho preso un colpo volante. Incastrato il merda. No, bestia. È un mago. L'ho colpito. Provo. Perché si è incastrato. No, ho colpito Marco. Ho no, visto. Forse l'ho colpito lui. Culo. Cosa c'ha lui? C'ha la carne buona. Ah, c'ha l'acmanite. C'ha l'acmanite loro le droppano. È magari un drop raro loro. Con sto antennone devo andare in giro io. Ma poi dobbiamo tornare di nuovo qui o dobbiamo stare un po' di là? Boh, dipende cosa ci danno come missioni. Adesso stiamo andando lì a fare la principale. Hai fame, ma... di già. Il deserto di notte comunque è bellissimo. In generale non parlo del gioco, è proprio... il fantasy nel deserto di notte è proprio bello. È che a me sta un po' sulle balle proprio il deserto. Però ti ha fatto cagare Dune, è abbastanza. No, quello è vero, ma infatti parlo del fantasy deserto. Sì. Ma poi di notte con sti colori, col cielo così, è proprio figo. Vediamo se sono rigenerate le cose. Potremmo ammazzarli lì i gusciotti che facciamo i soldi. No, siamo già morti quelli. Ah, quelli che tu cosa ammazzato. Mi dà la F ogni tanto? Questo. Perché ci sono le frecce in giro che hai lanciato tu. Ma tra l'altro qua la freccia c'è, me la ricordo io che l'aveva tirata qui. Cioè è rimasta ancora questa storia. Sì, perché mi sa devono passare 3 giorni per il refresh, tra virgolette, delle cose. Bellissimo il viola, Gianluca, non ti permetti. Beh, non quello in particolar modo, magari, però... Beh, no, gli ambienti viola fanno cacare proprio. Cioè, tipo il monte della convergenza con l'erba viola fa cacare. A me non mi piaceva. No, non piace per niente. Mi rilassa a me il viola. Poi ultimamente con il fantasy arabo, tra virgolette, sono andato anche un pochino in fissa, anche per colpa delle magic, delle robe. Cioè, c'ha delle robe proprio fighe. Però deve essere fatto proprio bene, deve essere... quel fantasy vintage, perché tipo il fantasy alla fantasy Assassin's alla... Creed Origins mi fa cacare un pochino. Perché esteticamente, cioè, non è che ci hanno tenuto molto, però proprio bello. Arrivare all'oasi, girare a sinistra. Sì, anche io da esplorare il deserto mi fa cagare. Anche no, però è esteticamente vabbè, carino. Da esplorare, sì, cioè non è... Ma non è, infatti, deserto, parlo più di...
fantasy arabo proprio, non di deserto. Poi nel deserto ci possono essere determinate protezione cose. Protezione da caldo 7. Ah, è quello su quegli abiti, ok. Sì, il deserto, esatto. Se devo pensare al deserto di Final Fantasy X, era terribile. A parte che era con la visuale dall'alto, poi non è che era... Siamo? Cappuccio del lavoratore, qui non ci siamo mai passati. Ah, ok. La Claymore, vedo tutto quasi. Aspetta, Moro, aspetta. Allora, se qua ci abbiamo... No, ancora ne abbiamo di strada, dobbiamo andare dritti verso ovest. In Origin è tutto nel deserto, Worsting. Sì, ma poi non era proprio fantasy, c'era del fantasy. Io parlo proprio del fantasy potente. Cioè, guarda che bello, no? Il cielo col pianeta rosso, la luna proprio così, proprio il fantasy quello preponderante. Si è benedetto l'uomo che ha inventato l'autorun. E nel su Origin c'erano delle robette fantasy, però non era fantasy. Ma più che fantasy non era tipo religioso? Che se vuol dire? Cos'è? È divinità e cose? No, c'erano... non è la stessa cosa a livello c'erano letterario. Mostri fantasy proprio. Qua la Bibbia non è fantasy, anche però... se... Sì, però questi danno fuoco, quindi non so. Ecco. Questi fanno male, mi sa. Però credo siamo poco precisi. Sono anche duretti, eh. No, ho sparato dietro, ho scritto così. Mi hanno incendiatolo. Rotolo. Devo bere per forza? Okay. Mi spegnerò, ma facessi almeno luce. Sì, ma ci toglie anche un casino, tra l'altro. Ah, c'hanno l'olio loro, però. L'olio. Fammi bere. Liezar, ne vuoi uno? Bevi, Liezar, bevi, stai morendo. Bevo. Ah, a questo punto era meglio morire, guarda, infatti. Pigliate l'olio. Non era meglio morire, ti toglie la vita massima. Ma c'ho le cose per prendo curarmi, io l'olio. Avrei dovuto curarmi un casino. Ma dice che ho freddo, cavolo. Sono passati dalla padella alla Brandward. Vogliamo provare a uccidere questi due stronzi là? Perché quelli lì davano robe che ci servivano, mi sì, pare. Sì, cioè ci sono il i mostroni cavallino... della mitologia, sì, che poi... Allora aspetta un attimo. Il fatto che non lo definirei fantasy Origin comunque. Come non è fantasy la Bibbia, per quanto uno ci possa credere o meno. Beh, se non ci credi, è letteralmente un fantasy. Vabbè, però. Sì, però per te non credo che grazie, venga gatto, messo nei fantasy user. Comunque tra grazie la anche letteratura. Ron Callica. No, Ron per Callica. Rispetto grazie della religione, user. Però beh, tecnicamente chiaro. Quello è. Se tu non ci credi, ovvio che fantasy, non ci credi. No. Ci dovrei essere. Cioè, appunto, la religione viene comunque messa nella religione, non mettono mai nel fantasy. È tosta. Questi sono tosti, sì. No, non lo so se conviene, dai. Andiamo se riusciamo ad aggrarne uno alla volta, sono quelli del boss, anche. Sono quelli... Provo a aggrarne uno. Sono quelli che abbiamo fatto di là. No, lo so, è che sono... mi ricordo che erano duretti, Provo a aggrarne uno. Vai, metto davanti, in caso gli do un colpo mentre passo. Vai. Ok. Ci siamo. Vabbè, gli hai tolto un botto, comunque. Perché gli faccio la freccetta quella lì. Ok. Vabbè, sì, dai. È andata bene. Questo? Okay. Proviamo a fare gli altri due. Sì, cosa c'ha dentro? Aspettate un attimo che mi... Ah, forse queste hanno le fiamme, Liezar, le pietre di... Infatti. Aspettate che mi finisce il cooldown. Porco Giuda, ma io ho freddissimo adesso. Ma se io mi mangio questo, no? No. Mangiare per forza. Ma questo è un altro! Oddio, è arrivato anche l'altro, cioè. Ho capito. Gli ho tolto la cosa bianca. Io sono quasi morto. Come è morto lì? Hai contratto malattia e raffreddore. Vabbè, è il meno. Occhio Marco, ti arriva l'altro. Perché sono quelli che inseguono. Sì. L'elementale l'ho ucciso. Boh. Devo bere. Prova a tirarmi... Bevi devo prima. Bevi bere. Questo insegue me, dopo bevo io. Ok, poi... No, mi sono ritrovato nel culo. Sono quelle il problema. No, è che stavo... sono morto. Stavo... ero lì, scivolavo, non mi rollava. Non attacca... Perché? Sei pazzo? È che gli si è dato vieni, tira su me, vieni, tira su me. Ma mi sono preso pure una botta. Vai a tirare su Liezar, morto. È fatto. Ok.
Ok, l'ho stordito. Porca miseria. Occhio. Porca troia che sono dei cunicoli lì. Vai, vai. Mamma, quanto è utile la mazza, dai. Però. È veramente troppo però. Utile. Occhio che ce l'ha con te, muoio. Niente. Lo zaino, quella lì, schivarla è dura. Bevi gli Ezzar veloce. Ce l'ha con me, tanto, ce l'ha con me. Mamma sei, mia, sei ma... solo tu, Marco. Avere il bonus... Ma questo è un elementale, non siete voi morti. Come faccio qui? Devo vieni staccare. Un po' più indietro lo trovi, eccomi lì. Vai, ma tira su Moro. Tirare... proprio adesso, doveva sparare. Beh. Vabbè, l'ho quasi ucciso comunque. Adesso gli tiro il freccione. Dai, l'ho quasi ucciso. Mamma mia, la mazza, dai. Gli tolgo okay, tutta la cosa la bianca. Martello pesante? Infligge confusione e anche il... Oddio! Dimmi che ha una mano, 31, ti prego. Però 31, impatto 71. Ah, 31 più fuoco, però, Dimmi che ha una mano, per favore. No, dubito altamente. Sì. No, peccato. Devi dare a me, lo provo. Dai, è bello pesante, però. Sì. Ragazzi, sta per sorgere il sole. Beh, siamo qua vicino. Ah, io ho la malattia, è vero, raffreddore. Aspetta, cosa devo prendere per il raffreddore? Quella viola? Quella viola devo prendere. Sì, stiamo usando una mod per giocare in tre, sì. E l'energia della vita però è quella rossa. Quella rossa non la puoi fare poi, Moro, quando andiamo di là. Cosa? La tisana? Sì, quella c'è un po', ce n'ho. No. Ma di qua dobbiamo girare? Dobbiamo andare dritti. Sì, l'oasi è qua. Guarda, me ne bevo una anche io. Qui devo fare anche di nuovo le bende. C'è un dodo. È troppo utile, ragazzi, però avere un personaggio così. Vieni qua, bastardo. Grazie. Ma il dodo lascia stare, lì andiamo. Tanto è un pezzo di merda lì il Chocobo. Non era più tanta illusione. Però c'ha un botto di impatto questo, quindi dovrei sfondare subito il... Sapete cosa non ho fatto? Cacca. Non ho usato le tue pozioni che mi davano la forza fisica, magari lo mettevo giù anche prima. Vabbè, può essere. E mi scordo sempre di attivare. C'è un problema io. Quando uso le magie, anche a me mette, non si sa come, quando targetto il nemico mi mette la telecamera dietro il personaggio e io non vedo nulla, perché ho il cappello gigante e tutto, non vedo assolutamente nulla, quindi se mi attaccano non li vedo. Io mi tiro fuori la torcia perché inizio a soffrire. Tanto un siamo po' andati freddo. Di là. No, è un'illusione. Io voglio andare ad Habub. Voglio andare io. Voglio andare. Ma no, delle casette tipo villaggero. Ma Harmattan non so neanche dove cazzo sia. Non si vede neanche qui nella mappa. Ho la temperatura corporale di nuovo. Nella nostra via, via. No, dobbiamo andare questo qua, non tanto. Si fa. Non ci ho alimentato la vita, ma non ho preso niente per. Non dovevo mangiare queste. No. Ah, che culo, però. Non mi ha dato nessuna malattia. Lizard, tu puoi strappare qualcosa e darmi uno di lino? Che mi faccio una band? Sì. Ce l'ho io uno di lino. Vieni qua. Pare che uno dovrei averlo di lino. Ma ce n'avevo giusto uno nell'inventario. Io voglio aspettare a strappare, perché magari sono dei vestiti che valgono un sacco. Ok. Posto. Sentivo combattere. Poi sì, per me il top è la carne essiccata, però devo farlo. Cioè dobbiamo prendere un po' di carne e farne carne essiccata adesso posso farla, ci sono due banditi davanti. Andiamo? Vabbè, adesso dovrebbero essere un po' più easy questo. Sì, aspetta. Fate che li aggro sempre con l'arco prima. Dov'è il martello? Eccolo. Guarda che gli tolgo tutta la cosa. Cioè, oh, la pietra del freddo, puoi farti la... Sì, la torcia fredda, ragazzi! Ho missato. Ezzar, vattene via. Bastardo. Che non capisco bene l'impatto. Cioè, l'impatto effettivamente serve per togliergli la barra bianca? Sì. Perché a me non più sembrava... velocemente, credo. Anche perché... fosse così impattante. Col cavallo che ero da solo me ne accorgevo che colpivo solo io, gli toglievo tutta la barra bianca.
Ma noi siamo arrivati da... Dobbiamo stare sulla destra, noi siamo arrivati da... No, è che vorrei evitare di curarmi, appunto, se c'è come... No, vabbè, Justin, il danno lo fai per forza perché non credo esista un'arma che non fa danno ma fa solo impatto, quindi il danno glielo fai per forza con qualsiasi arma. C'è... No, sì, però perché non c'è un'arma che c'è fa solo impatto. C'è il cervo rossocchio, vai... No, no, infatti non esiste. I gaberri, li prendo che mi servono. Non è quello che diceva Justin. Dobbiamo andare già qui a sinistra, o dobbiamo andare avanti? Non me la ricordo sta cosa. Però preferisco avere un po' di danno in meno, visto che io devo tankare e avere più... No, beh, c'ho comunque 31 più 10 di fuoco, quindi è 41 in totale. Poi dipende dalle resistenze. Quella lì è ottima, se l'avessi a una mano l'avrei presa, infatti. E comunque la mia mazza fa 29 di danno e 38 di impatto, quindi il danno... Sicuro che era di qua, io non me lo ricordo. Non lo so, però vediamo. Ah, c'è uno scrigno, vedi. Non era di qua, comunque. No. Sì, indubbiamente, ci saranno nemici dove scende prima la barra bianca. Aumenta la resistenza agli impatti, questa la dovrebbe prendere Marco. Tutte e due, in realtà. Lascia, aspetta, io l'ho presa, però magari... La vendi, tutte no, due. È una merda, la vendi. Ah, da legno, vabbè. Più di tutte, ma devo iniziare ad usarle queste cose, io però. No? Prendo due pesci. Qual è questa? Questa è resistenza agli impatti, la metto nell'accessorio. Sabbia blu. Ho raccolto la cosa di qua, no? Yezar, ma mi fai una paura tu. Che? Ti fai prendi una storta, sei morto tu, eh? No. Ci avrai 5 HP con te, la barra non la vedo. 5. Vedi? Che occhio. Dovrei bendarmi, ma non lo farò. No, ma se non combattiamo non ha senso, non ti spiegarlo. No, tanto c'ho comunque 3,5 di vita, quindi va benissimo. 3,5. La carne essiccata serve la carne quale, Moro? Qualsiasi tipo serve di carne. Serve 2 di carne e 2 di sale. Di sale ne ho un botto. Di carne la carne dobbiamo uccidere le iene di là. I gaberri. I gabunzi. Ma sopra qua cosa c'è? Volto degli antenati. E poi si torna alla palude. Con le donne arrabbiate, in teoria. Ah, Bergamo. Fammi prendere un po' c'è di c'è la 4070 super della PNI a 659 con Prime, contando... Che la FE costa 679, è un prezzone. Dai, mi raccomando. Usate il nostro link, sì, ma la PNE non era ormai una marchetta un po' meme? Cioè, non è un prezzone, comunque, sarebbe... Sarebbe il prezzo di una di un Asus 2659, per carità, è appena uscita, quindi ci può stare se avete urgenza. PNE, con io sapevo link. Che era molto... cioè... Era una delle marche economiche, diciamo. Io ho avuto la 660 della PNA. No, ma una volta era già più buona, PNA è una marca americana che tutti credono cinese, ma è buona. No, però è, sì, è economichetta. Per carità, anche la Zota, che ormai è nelle economiche. Quindi, tanto vale. Ma lui quando faccio così cosa mi rifulla? Tutte e due me le rifulla le borracce. Qui andiamo a vedere la missione. Allora, ma no, devo riconsegnare qualcosa anche a qualcuno. A lei? Aspetta. How can I help you? No, aspetta. How can I help you? You have my thanks. How can I help you? Io ho una Zotac da dicembre 2020 e vado a Dio. Allora, lo stoccone 300. Lo posso vendere. Bestia. 300? Lo stoccone, sì. Se mi tengo sto martellone, a sto punto lo stoccone lo vendo. Liesel, ma tu l'hai visto il bastone del maestro? Ma c'ho il bastone di legno bussola, io fammi vedere. No, ti dà meno... Sì, ma costa 1000, non ce la fai. No, lo so, però sono curioso. Aspetta, io vendo giusto questo e questo qui. Vendete i gusci. Ah, Liesel, ti devo dare... Moro, volevo dire. Ti devo dare altri frammenti, se vuoi. Perché erano armi contundenti. Meno 20 costo del mana. Però il mio ad esempio fa... No, è più forte il mio, Mark. Cioè, perché il mio fa meno 20 costo del mana e più mi dà bonus danno da fuoco 20%, scusa.
È molto più forte quello che ho trovato, è incredibile quello che ho trovato io. Allora. Adesso per ricomprare lo stocco 1000, ma infame. Eh sì, guarda, fanno 3 perle, vai prezzi, sono bastardo. Sì, pezzi di merda. Cosa faccio? La vendo, l'ascia, quindi, o me la tengo nel buco? Magari la posso provare, eh. Provo un attimo, vi faccio sapere. Vedi un po'. Ah, ricontrollate i rifiuti, ragazzi. Stufato selvaggio 300 di fame, da madonna. Eh sì, potete riusare le... La veste, ok. Però ah, è vero, io qua potrei deserto, potenziarmi. Nel deserto dovremmo avere anche casa adesso, no? È vero che siamo qui noi. L'alloggio, dici? Fammi vedere dalla... Effettivamente, abbiamo, dal siamo, siamo uniti a loro. Hey there. Magari dal mago mago adesso mi dà roba. Fabbri, ragazzi, veramente. Freccia del manete. Ah, danni eterei. Sì, stasera è cross platform, ragazzi. Sì, sì, le Formula 1 è non preoccupatevi, è su PlayStation 5, Xbox e PC. Sia Game Pass sia no. Cosa ridi? Per il P? Sì. Vabbè. Ha fatto ridere che sembrava veramente. No, perché stavo dicendo PS4, ma in realtà non. No, PS4. È crossplay. Non vi serve per forza fare il Game Pass. Se avete la PlayStation, c'è anche sull'EA Play che costa 4 euro. Ma non c'era qua non c'erano non maestri per noi. Cioè, per me, per. C'era quello dell'arco qua e c'era. E c'era il mago. Oscar. A parte che quello dell'ascia non c'è più nella locanda. Non so dove è finito. Ma costa 600. Sì, aumenta la salute massima quasi quasi. A me servirebbe. Dov'è Moro? Quella te l'avevi già fatto l'aumento, no? Ma non so se da questo. L'avevo fatto alla prima a Cerzo e l'avevo fatto dopo. Fa vedere. Vedi qua. Di dove punto sei? Perforante, balzo del predatore. Fa vedere. Aspetta, no. Ah no, ma Liezer, ma il riposo. Ce l'ha già tolto il riposo, però. Quindi sono 40 minuti di gioco. No, aspetta, però 2000 prego. Secondi su 2000 secondi. No, e io non ce l'ho più il... Forse se cambi città perché... Ah, perché abbiamo fatto il viaggio. Magari il viaggio è... Sì, il viaggio magari te lo si considera... Moro, c'ho un altro anobio delle palle. Mettilo al culo. Oster, ragazzi. Allora, se riesco a accumulare 200 gold, posso fare le magie più avanzate. Uh-huh. Vedi intanto vendendo cosa riesci a fare. Poi io ho 800 e passo. E tra l'altro, di cui una è la cura. Uh-huh. È buona l'ira per uno che attacca fisicamente, solo che devi perdi la vita ogni volta che lo fai. Non mi va. Mi va di fa. Voi quanti soldi avete in caso? Io ce ne ho di soldi. Io ho 400 quasi, quindi mi servirebbe 200 in realtà. Io ne ho pochi, ne ho 100. C'ho roba anche che potrei vendere, 601. Però. Io ce l'ascia, l'unica cosa che posso vendere. Perché posso fare anche la runic e lightning, che non vorrei che sia il sparo. Fulmine. No, lightning e il fulmine. Sì, quindi sparo fulmine. Chat, ma il piedistallo degli incantesimi, cosa cazzo, come si usa? Per incantare gli equipaggiamenti. Che bella sta musichetta qui comunque, troppo bellina. Sembra veramente tipo Ranma, quelle cose lì. Quindi l'ho comprato un po' per il cazzo, per occuparmi l'inventario fino a mo. Avete visto che cabriolet. Moro, ho venduto il più possibile che potevo. Aspetta che vendo altra robetta anche io. Questi li vendo, sti cazzi. Anche qui, per creare le spade, me ne metto al culo. Questo, la scheggia di ossidiana, la pistola l'ho già fatta di ossidiana. Me ne pentirò sicuro, però... How can I help you? Mi serve 144. C'ho 1000.
Vabbè, allora dai, quelli puoi anche dare 144. Vorrei provarla l'ascia, però, cavolo. No, ti passo l'olio io. Ne ho due. Non l'ovo. Da prendi l'olio più. Il problema dell'ascia è che non infligge confusione, e quella è troppo utile, sì, la ma confusione l'hai mai inflitta a qualcuno? Sì, sì, e sono quelle cose viola che vedi quando colpisco e si butta per terra. Tra l'altro posso fare la spada più potente adesso. No, quando si butta per terra è quando gli togli la barra bianca. Io vedo quelle adesso mi confermeranno in chat, dovrebbe essere quell'elettricità viola, no? Quello lì mi esce praticamente sempre. Sì, è vero, sorso, però mi stava sul cazzo averlo lì da solo. Magari non è quella tra cosa le viola. Mie stoviglie nello zaino. Sì, Marco, allora lo faccio praticamente ogni volta che attacco confusione, strautile. Il freccia le sto mezzo per finire. Minchia, poi mi servirebbero altri 1200 poi in futuro. Ma Moro, quindi la vuoi tu, la vendo, che facciamo? Che cosa, l'ascia? Non la uso tanto. No, per adesso tienila, poi vediamo. Perché pesa anche abbastanza, un 6, lo so. Pesa 6. È che io ho 62 kg addosso. Ma di città non posso provare le rune, quindi non funzionano, perché continuo a farle ma non fa le combo. Dobbiamo uscire. Andiamo dentro. Voglio provarle, queste qua, queste rune. E che mi devo salvare dentro. Le rune, questa pagina qua, perché è un casino. Allora, però sono tutti lì. Noi dobbiamo proteggerli, però non vorrei partisse qualche combattimento, ragazzi. Dormiamo qui dentro in caso. Arrivo. Ma io non ho capito se le rune le posso fare qua dentro. Se non posso fare le rune è inutile. Dobbiamo qua, il peso di distribuirceli. Io ho zero, quindi. Vabbè, ma ci prendiamo gli oggetti in caso. Quanto facciamo? Gli Ezra è mezzo cadaverico. Direi no, ma mi ha dato meno vita e ci metto meno a recuperarlo. Passare tutta la notte, direi. Tutta? Ah, sì. Credo siano uscite notizie dell'MCU importanti, sono trapelate, però non ho letto. Cosa fai? Faccio 15? 13-4, dai, anch'io. Sì, poi torniamo fuori a bere, magari. No, beh, vediamo adesso, ma se poi riempiamo le borracce. Vabbè, no, ai vendor prendere l'oro serve proprio per diminuire il peso. Ah, un lingotto che vale 100 ovunque e lo rivendi sempre a 100, quindi il valore è sempre. Eh beh, ottimo, ci sta. Ci sta, ci sta. Allora, il circo qui. Ma perché sono diventato. Ma sono tutto fluorescente. Anche le omelette che vanno subito a Mario, quelle. Anche il fico di. Bevo e mi mangio una. Che mi mangio? Non lo so. Mangio, ah sì, c'ho lo stufato di spro. Effettivamente, però lo uso poi. Prendo questo. Via. Voilà. Topperia intima. Fammi vedere se effettivamente c'è il bonus del riposo. Sì. Ah, ho capito. Buonasera, posta. Signori. Con chi mi metto qui che c'è il buco? Giorno. Ma chi è questo qui? Giorno, buongiorno. Sei i capelli di mia zia. In realtà noi abbiamo i capelli così. Si chiama così, Alda? Sì, ti esatto. Ricordo che noi abbiamo i capelli così. Kirwa, Chris. Ma questo qui ha la testa quadra. Andrella, Sagard, Baltazar, Oliele. Ma Oliele era la nostra tizia, era la figlia di Rissa. Guarda che spada, che figa che ha. Mattias, Zephyrien, Sirien. Noi dovevamo parlare con chi? Parlerò con Sirien. Spero che tu ce l'abbia fatta, Anna Bagliante. Sono felice di vederti. Uno dei nostri agenti ha scoperto che l'antica Levante sta tramando qualcosa di losco qui. Date circostanze, sono dovuto venire in persona. Non si sa mai. Tieni le orecchie aperte per scoprire eventuali problemi. Vedi quell'uomo laggiù vicino alla scalinata? È lui che mi ha dato questa informazione. C'è qualcosa che puoi fare per stroncare le rivendicazioni dell'antica Levante, aiutalo. Vicino alla scalinata? Ma chi è? Avete visto qualcuno? Vicino alla Quale scalinata? Poi ce ne sono tantissime. E non vedo nessun uomo, oltretutto. Dove era il dito che indicava? Vabbè, parlo con Alda. No,
Vedi per l'antica Levante? C'era forse qualcosa prima dell'eroico regno? Presto verrà il vostro turno. Le buone decisioni richiedono tempo e attente valutazioni. No. La tua ignoranza non mi sorprende, caco in piedi. Hey, listen. Ha concesso ciò che non gli apparteneva. Ho la prova che il nostro clan fa parte della vera tribù di Levante e che come tale dovrebbe essere riconosciuto. Non ci meritiamo di essere ridotti al ruolo di spazzini e banditi, costretti a rovistare tre rifiuti. Cazzo. Le nostre rivelazioni in un modo o nell'altro. Cos'è questo? Era lei, era lei. Ho sete, cazzo. Fammi bere un gozzo d'acqua, dai. Bello anche l'onomatopeico. What can I do for you? Niente, non vuoi fare niente. Come on. Non so proprio questa riunione interminabile. Va bene, sta. Dov'è? Signora, chi ha vi? Chi è che ha detto? Ma poi cos'è? Proprio la sigaretta in bocca questa qui. Sarà questo. One of our agents intercepted him for a job for you. One of our got a job. L'uomo laggiù vicino alla scalinata. Io adesso vado a guardare tutte le scalinate. No, ma sarà questo. Non è un... Andiamo a vedere le scalinate. È l'unico uomo di qua vicino a una scala. Dove sei? Ah sì, qui. Non so. Palesemente l'amico di Thor, questo come si chiama? Mi ha ruttato nell'orecchio. Ma sta cagando questo. Ho comprato i beni e non avrei problemi. Rissa. Ci sono giunte terribili notizie da Cerzo. Burak, il nostro guardiano della porta, dice che il nostro villaggio è minacciato dalla fortezza dei banditi lungo la spiaggia. A quanto pare quella gente, a quelli che ci hanno incarcerato, mi sa. Sì. Quelli là. È vero che dobbiamo prenderci la nostra vendetta lì. È vero, eh. Andrò a verificare la situazione a Cerzo e parlerò con Burak. Quindi dobbiamo fare anche questa. Kirwak. This will not stand. Adoro che c'è in mano un palesemente una rosa fatta di stagnola. Sì. Adesso non è che la scalinata questa qui sotto. La necropoli? Cos'è questa? La necropoli? Sì, mi sa c'era una. No, forse lì c'era il caricamento. Allora, sarà la scalinata all'ingresso? Sarà dove. È pazza, forse. Per non è fuori, magari. Oh, vedi quella scalinata? Io. Cago dal sedere. Se non stanno parlando di ste scale. Esatto. Qui. Che? Ma questo qui come non c'è mai stato, dai, palese. Crapo, capros. L'informazione dell'antica Levante sostiene che ci sono informazioni nell'archivio che potrebbero convincere subito gli altri consiglieri. Penso che il modo migliore di impedire che ciò accada sia entrare là dentro e trovare per primi quelle informazioni. Se sappiamo cosa aspettarci, saremo in grado di replicare prima ancora che espongano le loro posizioni. L'unica persona di guardia a quel campione della santa missione è quel campione della santa missione. Vedo che proprio ora si sta allontanando per occuparsi di altro fuori città. Nessuno si accorgerà di noi se curiosiamo nell'archivio. La necropoli, non credo. No, non credo. Per provarci. Qual è il piano? Sbaglio o hai detto noi? No, sì, d'accordo. Do this for me. Ci sono delle scale che portano giù dietro la piattaforma. Sì, ok, scendi sotto la. Ti raggiungerò tra poco. Se andassimo assieme ne desteremo sospetti. Non noi che invece scendiamo così a cazzone. Salve, vado alla necropoli, scusate. Il cappello di Ezra mi ha attutito la caduta. Io me lo sono infilato nel culo. Hai detto Sandro? Aspetta, che devo provare una cosa. Qui però l'ho sentito, hai detto Sandro. Dario Moccia ha guardato i video di Mai Dire, questi giorni. Sì, sì, l'hanno riportato in audio. Io l'ho detto, lo usavamo alle medie, la gente si è risvegliata fermi adesso. Fermi un attimo. Devi mettere la lanterna. Allora, fatemi capire un attimo, perché qua ci sono le combo. Sta in campana! Allora, io avendo questa, posso poi fare verde, quindi 3 più 1. Okay. Oddio! E sparo, ok. No, posso sparare. Ma hai fatto venire sete facendo questa cosa. Non ti vergogni, dai. Posso. Non credo. Ok, poi c'ho una trappola e la detonazione. Cioè, la trappola era quella rossa. Questa. Ma non stai sprecando tutto il mana così? No, ma non consuma un cazzo. Più due di queste. Quindi uno più uno. Ok, fa l'esplosione arcana. Amici, io faccio una cosa. Giro. Aspetta, devo mettermi il pene nel. L'ho bevuto, mi sono ricordato. Quindi. Così più uguale è la spada potenziata. Sì, ho la spada. Minchia. Così. Guarda che spadone che so. Oh, bene, è arrivato il capro espiatorio. Oh, zio. Accoltella e lo accendi la miccia. Dov'è?
Chi parla? Chi va là? Pezzenti, aspetta che raccolgo un po' di colli. Fatemi accendere la luce qui. Che bel posticino. Orco Giuda! Sono due! Marco, vieni indietro, corri. Non c'è bisogno di rotolare. Correte indietro qua nella piazzolona. Io posso fare così. Ce l'hanno con me, Dan. E te, adesso... Ha fatto abbastanza danno. Cazzo. Bestia. Dai che lo ammazziamo. Colpo di scudo. Okay. Ma gli ho tolto un botto con inizio a fargli abbastanza. Ma scusami, ma che loot del cacchio che avevano. Le frecce, c'è lo scudo e la mazza qui. Io la torcia che la lo mia scudo, sta. Quindi devo sempre tenere la luce accesa io, perché così poi faccio i fulmini. Fatemi andare avanti a me. Aspettatemi, ricarico. Io avrei anche la cura volendo. Però lo so, penso sia solo su di me. Può essere. Ma sono spadoni giganti. Mucchio di rifiuti. Amoro, prendi la crimpata qui. Chi è? È crimp. Non c'è, c'è la bevanda alcolica. La bevanda alcolica la venderei. La prendo, ma la vendo. Al gusto di culo, mi pare. Qui sicuro si apre qualcosa, ragazzi. Io lo dico. Guardate bene vicino alle cose. Però c'era un'altra strada dietro, eh. Ah, a posto. Allora mi sa che è di là. Ah, ma la pacciare. È un culo, ragazzi. Che booty che c'è qui. Ma qui c'è un roba da lì. C'è un boot incredibile. Allora, priorità la distruzione della stanza all'archivio nel sotterraneo della camera blu. Se non può garantire la completa distruzione di questa stanza, almeno devi renderla inaccessibile il più a lungo possibile. Quanto ad Alda, l'ambasciatrice dell'antica Levante, dovrà essere uccisa a vista. Non risparmiate munizioni. Non deve essere viva. Non deve uscire via da questa riunione. Se possibile, cattura e interroga lo storico della camera blu, Baltazar Bartelot. Se dovesse farci pensare che sostiene la causa dell'antica Levante, uccidilo. Le grotte degli antichi cimiteri. Sono un'infinità di animali che farebbero sparire eventuali prove in un attimo. Tieni in ostaggio, non ucciderli, consiglieri, a meno che non sia assolutamente necessario. La vecchia capanna nelle foreste bruciate a sud è già stata allestita per una tale evenienza. Vecchia capanna a sud dove c'è le robe di fuoco. Se tutto va bene e l'opportunità di catturare anche Kirwak, fallo. Deve rimanere vivo a tutti i costi. Quando sarà dichiarata guerra lo rimanderemo a casa indenne. Attenzione, Gabriella Sullivan è sospettata di essere un membro segreto della Cripetea. Proprio che venga allertata dalle memorie ancestrali un attacco imminente. La Cripetea ha contrastato il lich della Luna Rossa, quindi si raccomanda... Oddio, quanta roba c'è da leggere? Tutti i messaggi dovranno passare per il comandante Mantis nell'accampamento della foresta, nella parte sud di Emmekar, presso la scala di pietra. Spegni la bandana lì che fai... Dopo la partenza tutti gli agenti dovranno seguire le proprie istruzioni. Ma quante merda devi fare lì? È mezz'ora che stai facendo C'è un milione di combo io. Ma fai una cacciara e che devo fare? Così casino. Ok, non ho capito niente, ragazzi. Andiamo giù. Ma non no, siamo in teoria. Cioè nemmeno. Tu hai quindi provato solo bene quello lì. Non si apre, sì. Si entra un'altra volta. Perché lì credo fossero più di una cosa, nel senso più possibilità in base a come ti allei. Qui non c'è altro, no. No. E niente. Allora, uccidi i mercenari all'interno dell'avamposto nella foresta bruciata a sud di Emmekar. Dobbiamo andare là. Andiamo al sud di Enzo. Enzo Paolo Turgido. Sono veramente una marea di combo, perché devo fare prima le prime quattro, che erano quelle base, più ognuna può essere potenziata. E non me la ricordo mai. Dobbiamo anche ricaricare le bowwatch, ricordiamoci. Le sbowwatch. Spengo la torcia. Un attimo che parlo con lei, è sottovoce chiaramente. No, mi ripete solo le cose, quindi devo andare là. Dobbiamo andare a proviamo a parlare col è sparito il tizio. Qua c'erano delle cose, magari si possono rilutare di nuovo, vediamo. Tra l'altro esatto, si può rilutare. Con altri 600 gold, che vabbè non te li chiedo adesso.
posso prendere il fatto che posso lanciare le magie senza il libro, quindi posso tenere il bastone di fuoco in mano, quindi posso fare entrambe le cose in contemporanea. E l'altra invece mi potenzia tutte le rune facendo delle cose aggiuntive. Servono 1200, mi servono. Adesso vediamo. È il mio obiettivo fare quel... Ormai punto a fare le rune. Ragazzi, io devo vendere due robe, che ho trovato uno zaffiro piccolo e altra roba. Buono, buono. Che adesso ho proprio zero, quindi devo... Devo vendere lo scudo e il pene lì. Ah, prendo i lingotti, sì. Chi ce li aveva? Ce li avevano tutti i lingotti, però. No, non consumano... Il mana non consuma tanto, eh. Le rune consumano veramente tipo 5. Io ho 140 di mana. Quindi non consuma tanto. No, ho preso anche il mazzarella. Sono abilità attaccate? Cosa vuol dire sono abilità attaccate? Ok, quanto pesano? 7 lingotti, 0,7, ah vedi. Sono tolto 8 praticamente. Voglio farlo anch'io, vabbè che io non ho tanti soldi in realtà. Ah, la mazza ce l'ho qua. Moro, ti devo dare i frammenti di palle? No, anche la Nobio. Non mi interessano dei frammenti di palle, Marco. La Nobio sì, però. Maledetto la Nobio, non lo voglio. Non lo vuoi? No. Lo vendo allora. Non so cosa ci faccio, le tue tisane per l'energia, in realtà. Beh, allora. Se ne prendo una, l'altra è bloccata. Non è male. Cosa? Non sto capendo. Ah, una delle due. Ah, io devo scegliere o potenziarmi o libro, mi sa. Fare senza parlare. Cioè, non lo so. E che vorrei capire perché lì c'è scritto degli effetti aggiuntivi, però non me li spiega. Dovrei leggere e capire. Come si fa la cosa delle. Dei... Vabbè, non lo faccio, appunto. Io non ho tanti soldi. Beh, allora a sto punto potevo quasi prendere. Potevo passarmi 600, lo prendevo così finivo e non dovevo più tornare qua. Vabbè, che dovevo tornarci. Quando mi scade quindi. Netflix io. Una volta sicuramente dovremmo tornarci qua. Quindi. Uh-huh. Avete riempito l'acqua? Sì. No. Fallo qua, amore. Ah, bravo. Yamma bella. Io ho due razioni, mi sa. Aspetti, voglio cacarmi addosso un attimo. Ricche ballacche. Avventuriamoci. Allora, dobbiamo andare all'accampamento dei banditi, quello proprio sud dell'albero di merda. Quindi dobbiamo andare tutto a sud. Ciao, sono Lucia e mangio una settimana. Devo uscire adesso il manga delle mermelodie. Il fumo! Delle mercoledì. Delle mermelodie, dovrebbe uscire in questi mesi qui, il manga nuovo. Ostia. C'è un problema. Occhio che c'erano le trappoline, forse. Ho finito tutti i cose che mi generano il mana, i potage di tutto. Io cosa c'ho per il mana? No, ho le pozioni. Io niente, perché gliel'avrei dato, probabilmente. Ho le pozioni, ne ho tante. Per il mana c'ho le tisane, io. No, però quelle mi rigenerano il mana. Ah, sì. Consumato. No, ti danno anche mana. Dovrebbero darti anche energia, in teoria, eh. Cioè, no, l'energia. Comunque scusa. ho le pozioni per ora. Poi, vabbè, il problema è che i turgi là si trovano solo da... Le comprerò. Cavolo. Il fumo! Funghi stella. Ah, io ce n'ho qualcuno. Che quelli sì, sono quelli con cui fai la tisana. Vabbè. Però mi sa che... Iene, buttiamole giù che Moro però. Mi fa le pazze palle. Non ci so le Iene qua, mi sa. Non faccio le pazze palle, oltretutto. Vabbè, hai capito, dai, come sei fiscale. Ma Marco, noi FBI open up. Non c'entra... Moro, questa non ha proprio neanche senso in italiano, questa frase. Non... No, non porta nulla, non porta non nulla. Non porta nulla, pota. Ecco qui. Dai che dobbiamo andare. La cassa merdosa. Oh. Cos'è? Ah, questo è il baggio. Dai che dobbiamo andare noi. A sud, accampamento, quello sotto gli alberi de fuoco. Albero gigante in fiamme. Ah, di qua c'erano le merdacce, mi sa. Quelli che ti davano le zanzarine. Ora sta in campanero, una minaccia, Gibo, questa. Vuoi due punti? No, è sempre la citazione mento, a mai vuoi. Dire che però in realtà loro stanno citando Dario Moccia perché sono stupidi e sì, non sanno dove arrivano non le citazioni. Non erano neanche nati quando c'era
cosa mai dire lì. Come cazzo si chiamava quello che faceva? Il comico Sandro? Non me lo ricordo. Lui era Sandro. Infatti, cioè, hai detto Sandro perché lui si chiamava Sandro. Sì. Era il personaggio che si incazzava quando i Jalapi lo nominavano a caso, anche se non lo nominavano per davvero. Ugo Di Ghero? Due banditi. Cosa hai detto dopo imbuto? Hai detto Sandro. Sei contento, Gianluca, genovese, che la tua citazione ora è di Dario Moccia? Che poi non era tua, per non dire, è... però era... l'aveva riportata già in auge, sì. Gianluca, ci sono due banditi da noi, quindi Gianluca lo dice andare... da di quando lo qua, conosco, eh? Probabilmente. Vabbè, se vogliamo farlo. Hai detto forse Sandro. Dobbiamo andare là, dobbiamo continuare. L'ho sentito, hai detto Sandro. Io voglio provare il mio mazzone. Fammi prendere questo sfigato. Aspetta che gli do una mazzatona. Sbadabou. Non gli ho tolto niente, non so... aveva lo scudo alzato. Beste, gli ho tolto metà barra bianca. Poi provare qui uno sfigato. Ma... minchia, fa male. Mamma, l'abbiamo sdrenato. Sì, adesso togli anche tu tanta barra. Ammazzati, a merda. Ma la mia mi sa euro. Che... la mia scavalca la barra bianca, mi sa. Ciao, Umbertone. Un pochino. Umbertone, tu lo prendi il manga delle Mermer Melody? Te lo chiedo perché si sa mai. Merd Melody, però non lo puoi chiamare così. Mermer Melody, oh. Ma era l'accampamento è quello che avevamo già fatto noi, mi sa. Ma allora non te l'avevo già l'abbiamo fatto. Già mezzo liberato. No, ma non credo siamo mai stati di là. Non mi pare siamo mai andati oltre la brutta. Sono degli stronzoni. Sì. Sì, sì, sarebbe da vedere il Remanticora quanto lo sdurmate adesso. Ma non l'ho preso? Ortodossia, ragazzi. Ortodossia? Sì. Yezar, vattene via, però. È perché stavano per attaccarti, sei fatto di burro. Li ho sciolti col full. No, li sfondiamo. Ste armi da poracci tutto, non le raccolgo. Serve, anche il pane. Anche perché, sì, raccogliate voi che io sono sempre a pecora. Okay, io devo sempre tenere la luce accesa. Oh, una batteria di carne. Sono a posto. Ho capito, Umberto, ho capito. Io ero mezzo curioso perché non ho mai seguito neanche l'anime, perché ero già grandicellino. Ah sì, l'albero di fuoco è lì. Cioè, ero già grandicellino e non mi andava di vedere delle sirene. Da piccolo ero molto più selettivo di adesso per i motivi sbagliati, però. Dicevo, sono le sirene che cantano, non mi interessa. Ragazzi, ho un botto di fumo, bisogna vendere qui. No, serve a me il botto di fumo. Vieni qua allora, girati. No, in realtà non lo so, ma che hanno detto di prendere quello perché così non mi aggravano. Però lì dentro quella capanna c'era quello strumento che non sappiamo usarlo anche. Pigaberry. Questa musica me la voglio trovare su Spotify, questa qua è bellissima. Sì, sono molto carine queste musichette qui. Oh, un altro Anobio, Moro. Mi devi fare pozioni, eh. Impara a fartele, bastardo. Non mi sta passando qualcosa di fuoco. L'accampamento dovrebbe essere lì davanti. Sì, a sinistra c'è Ghiaccio acuta, ragazzi. Non lo so se mi può piacere in realtà. Di cosa parla Marco? C'è questo tizio, c'è questo futuro strano dove c'è questa città, questa popolazione particolare che buttano dei rifiuti giù. Loro sono in un tipo in un'isola elevata, buttano giù di sotto dell'immondizia e viene buttato anche questo ragazzo. Poi da quello che ho capito sotto in realtà c'è tutto un mondo da esplorare. È un'idea anche mezza carina. Il disegno ricorda anche molto Kubo. Credo fosse uno dei suoi assistenti. Kubo è quello che ha fatto Fire Force, Soul Eater. Però non... dico la verità, non lo so. Magari più avanti adesso. Sono usciti tre volumi. Siamo andati dobbiamo scavallare. Bravo, Tom. Ci farei un meme quasi quasi su questa cosa. Non si chiama Simone Papelli, Vector. Smettila. Non è il suo vero nome. Ormai si possono vendere. Bomba frammentazione. Prendi tutto, prendi tutto. Vabbè, la carica incendiaria. Ok, qua c'erano gli elementali di fuoco. Allora, conviene prendere il legno pietrificato e far fare l'armatura di legno pietrificato a Marco? Gli stivali che c'hai adesso, che bonus danno? Che sono di legno pietrificato quelli. Allora, il bonus... beh, c'è la protezione al caldo 5. Poi, però, velocità meno 2, costo di energia più 2. E resisto anche al fuoco. Resistenza normale, poi resistenza credo al fuoco. Credo che mi abbia aggrato questo. Ammazziamolo, dai. Ormai chi c'è ferma più. Dai, Roma, dai! Chioppa! No, siamo tutti... quanto va tolto. Siamo tutti a fuoco. Che...
Beviamo un goccio di acqua. No, sono morto, non ho fatto il tuo niente, ma le fossi è fatto ma perché io ho molta meno vita di voi. Disputo, però. Sei fatto di cesso, Sì, ha aumentato la vostra vita. Ho fatto veramente di callesse. Aspetta, però. Adesso fammi mangiare il pane. Mangio un ovetto, così mi si rigenera la vita. Io, Yizra, se sento ancora quelle merda di rune, guarda. Dovrei sentirla all'infinito. Mi danno così fastidio. Io lo uccido, ragazzi. Il fumo! Fammi prendere lì. C'è un altro sottobicchiere qua, ragazzi. Ma che dice? Mi servirebbe una mano, non penso di farla da solo. Arrivo, arrivo. Provo a lanciargli... Ho trovato un altro nobio, Moro, dai. Fare subito le tisane, dai. Ma gli ha fatto qualcosa? Sì. Okay. Tra io e te abbiamo tolto già metà vita. Pumper. No, pensavo fosse solo tutta la tua croce. A goglione. Che è partita adesso la musica del combattimento? Non è vero, le cose di fuoco questi, basta. Non c'era l'ossidiana questo. Però ci abbiamo probabilità di dropparle. Ma dove c'è altro legno pepeficato? Là c'è un sacco di fumo, Marco. Vado a prendere il fumo. Ci sono anche dei funghi. Funghi fumo, mi sembra si chiamino questi. Beh, la radice di fumo sotto l'albero di fuoco ci sta, effettivamente. Fungo sulfureo non serviva a qualcuno di voi, no? Oh, voi prendete. C'è un LBML. Qua non c'è più niente. Oh, parsimonioso termoracolo, devo concludere l'affare che mi si è presentato? Te lo dico subito, tesorino mio. Sium. Minchia. C'ho ancora la carta di Amazon. No, mi si è rotto picconi. Mi si è rotto picconi. Moro, un altro anobio, dai, fare subito la fatisa. No, qui c'era anche il sacco di penne. No, questa era la vena di palladio. Ce la fa dire una parola giusta, Moro? Però dai, che palladio, dai. Finisco tutte le magie. Ma non c'ho il piccone più, è vero, ragazzi. Ricorda un po' alcuni suoni di Mai Dire, quelle di Liesa. Non posso più raccattare le transizioni, no? Ah, non c'è il caricamento, qualche. Ah, ma questa l'avevamo fatto, sì, ma allora... No, avevamo skippato in realtà le cose. No, eravamo entrati anche. No, eravamo entrati. Dico ma non credo i personaggioni, li avevamo cercati. Possiamo menare loro e rubargli tutto. Grazie, Giando, grazie mille di 71. Ho pietra di fuoco, gli zarpighiati. L'olio di Lello. Non è quello bello. Buono, Grazie, poi di Giammello, infame. Dai, c'è il legno di Peter lì, me ne serviva solo uno. Far fuori... Ah, ecco chi c'era a far fuori, l'alce. C'era il cavallino. Ho letto il primo volume e poi l'ho venduto. Non perché fosse brutto, ma perché non mi andava di leggere quella trama lì. Non è malaccio, Più che altro è normale, ragazzi, che c'è una storia caruccia, ma non sembra andare un po' da nessuna lo parte. Aggravo. Vai. Aspetta. Prendo le palle, mi stavo mettendo. Zio. Oh, gli ho tolto un pochino. Che gli ho tolto le palle bianche. Ho rotolato dentro il fuochista qua. Dai, dai. Bevo una suga. Sì, ma qua dai, gli tolgo. Stordito di nuovo. Via. Beh, non fate in tempo a usare le cose. Tre liquido pietre di fuoco. Piscioso. Minchia. Quante pietre di fuoco. Il liquido piscione lo prendo io. Ma non ho capito, ma è finito così? Cioè, o dentro adesso dentro. Forse si è spawnata la roba. Noi dobbiamo andare dentro a uccidere i mercenari. Ma amici, non c'era nulla l'altra volta. Se io metto lo smalto di fuoco alla mia arma, te la fa diventare di fuoco per sempre? No, non credo. No, ah, ok. Fammi usare le allora bende che cosa sono cambia 18, dalle strofinacci, scusate. E credo sia più o meno la stessa roba, magari durano di più. Dura queste. Di più? Magari dura di più. Liquido mi sembrava così, Vector, mi sono confuso, scusate. Dura di più e mi pare faccia più danno. Ok, grazie. Aspettate, devo usare molte bende io, ragazzi. Io ne ho usata una e basta. Io voglio curarmi molto. Fatemi aspettare che mi finisco di curare. Dico lo so che sono pesante, c'ho 18 euro. Ma anche tu sei un po' più leggero, scialla. Dai. Scusami Marco, hai ragione. Anch'io so un sacco di roba effettivamente. Ciospa. Sì, Giumale, non ne parlerei male di Kaiju Number 8, perché non è vero. È stata una lettura anche scorrevole, solo che non mi ha dato niente, cioè non c'avevo voglia di continuare. Una trama normale. Se vuoi spegnere un po' il cervello, leggerti... È un po' lo stesso discorso di Sakamoto Days, è carino, ma non... Ho preferito non spenderci altri soldi. Io metto lo smalto, dai, adesso, nelle mie unghie piccole. Sarebbe terribile, che... ragazzi. Lo smalto nelle mie unghie. Cos'è però questa roba? Sakamoto Days dovrei andare avanti. Okay. Abbiamo di nuovo... C'è di nuovo le robe qua, C'è gente. Qua ci sono pietre del fuoco, gli Ezra. Raccoglile. Sì, lo so.
Ozzanna miseria. Aia. Aia. Oh zio, che fai? Vattin. No, è forte sto martelloide. Okay. In teoria dovevamo uccidere solo loro. Quentin Tarallino, grazie. Quentin, grazie mille, bellissimo. Grazie, Quentinone. C'è una pozione resistenza elementale. Questa la spezia amara, prendila tu, Marco. Barretti funghi secchi, io ce l'ho già. Qualcuno vuole la sciabola? No. No, non toglie tantissimo. Cos'è che devo prendere? Guarda la bassa dentro là. Ma la lascia brutale. Okay, però sì. Si mette lo smalto nuovo sub goal, ma non ho le unghie, non posso fisicamente mettermelo. Ho i pollici tutti di carne. C'è il legno qua, volevi sì, legno. La lanterna, aspetta, c'è un legno di pietra però. Non so, provo a vedere. Ok. Ok. Posso sono pesantissimo, ragazzi. Liezar, mi pigli qualcosa? Vai, vai. Prendimi tipo la sciabola e il macete se riesci. Poi non posso mettere più niente. Tanto a me servono più milioni di soldi, quindi vendo tutto. In teoria, lì dentro c'era qualcosa di utile. Parla qua con Sirene nella città di Levante. Tocca ritornare a Levante. Ho imparato la barretta di funghi secchi. Sì. Ma è sempre la missione principale? Sì, sì. Quindi devo tornare nel deserto? Ma Giumale, il problema di Cajun Aberrate è che veramente hanno fatto una campagna marketing che non si è mai vista in Italia per nessun manga. Per un manga che poi è normale. Ma quindi non torniamo di qua, tendente no? Al basso. A me serve tornare poi a Bergamo. Io mi ricordo in metro a Milano c'era tutta la metro col coso di Cajun Aberrate, cioè come se fosse veramente la rivelazione. Invece è un manga. O andiamo, mi fate comprare subito adesso. Perché se poi non torniamo più a Bergamo è un casino. No, credo sia il gioco, credo ti faccia fare avanti e indietro. Se vogliamo tornare a Bergamo metto anche l'armatura da fare al fabbro per Marco. Allora facciamo, allora vediamo quanti soldi abbiamo. Mi compro la cosa da 600, poi io ho finito. Qui c'è da legno pratificato. Non c'ho il piccone lì dietro. Ti sei spaccato il culo? Sì, devo farlo pure riparare. Dai, torniamo a Bergamo e vediamo. Amoro dal fabbro no. Ragazzi, purtroppo ci tocca. Buono. Ti farò spendere un sacco di soldi. Ecco, quello dà fastidio. No? Quello mi dà fastidio come rumore, che è costante e fastidioso. Ah, vedi, qua c'era pure il Palladio, Moro. Però che non posso prenderlo Mario Palladio. Dobbiamo andare di... Dobbiamo andare a Mario c'è Mario un coso grosso lì, lo vuoi Palliativo. Yeah. No, non è Mario Palliativo. Proviamo? Il golem. Proviamolo, aspetta, fatemi bere. Aspetta, fatemi fare tutto, poi lo aggro io. Oh no, c'è l'infezione, ragazzi. C'è la Liezar, mi sa l'infezione. No, sta inseguendo me. No, andiamo via, ragazzi. Per favore. Che due tolle. Io ho usato la state pozione. Lontani da me, però. Siamo lontani da te. Ma io... qua ci sono tre tizi. Ah, ma perché lui è uno di quelli. Ok, questi. Non mi segue più, però... Facciamo questi tre tizi. Aspetta un attimo che mi infondo l'arma con il crovodo. Noi siamo qua... Come lo faccio? Come fai a fare quella roba lì? Madonna, quanto gli ho tolto con una mazzata questo? Madonna, gli ho tolto metà vita, Liezar! Guarda, io quello dietro l'ho shotato. Ma se basta arma così... Ma ormai, ragazzi, ma chi c'è ferma? Questi sì, ormai. Più che altro avevo anche l'arma infonduta di Kyum. Ma la fonduta, ragazzi, che buona è. Ok, c'ho ingombro eccessivo anch'io. Andiamo a cacare. Ma voglio portare tutto a casa perché almeno vendo. La pistola è fortissima, però è a distanza... È melee la pistola, praticamente. Devi star vicino. Io invece le ho... Dove siete andati sopra? Da sopra, sopra. Perché dobbiamo andare dritti a nord. Io in realtà sono qua. Vabbè, scendiamo da no, sotto. No, ci sono le api di nuovo. Fate bene a scendere da sotto. Fortissima l'arma con la cosa eterea, comunque. Ma scendo swingo le palle. No, ma la mia... Che tra l'altro non è l'arma. Cioè, proprio me la crea. Cioè, io non ho un dosso. No, io mi sono versato il liquido. Vabbè, tu sì. E che è la mia stessa cosa. Sì, sì, ti viene la fuori... La come la mia. Cioè, è la... fai danni della mia arma più il danno etereo che... Tanto che io ce l'ho permanente, praticamente. Ho tirato una mazzata dietro le spalle, io ho tolto metà vita, era quello con lo scudo, che doveva essere il più resistente, tecnicamente. Che dungeon era, Harry? Aspetta, era quello dove fuori c'era il leapone? Tra l'altro ho metà energia e metà vita io più o meno, E adesso andiamo in città, drittivo. Vabbè, se incontriamo qualcuno uccidiamolo che ho le cose attive tanto. Io non ho più mana, quindi... Chissà come mai, Liezar. Guardalo, possiamo prenderlo? Da qua ce la facciamo, secondo me. Ma tanto ti manda... No, ma il fatto è che ti manda le zanzare di nuovo, oh god! Ma perché sembra a me puzzo?
Io non ti vedo, Moro, con le robe intorno. No, ce l'avevo, sì, sono qua, lì. È qua. La polvere. Ma ha preso a me. Stai lontano, Liezzo, stai lontano. No, ci si è corso in mezzo, Liezzo. No, io devo vendere del hanno fumo. Hanno girato loro, hanno girato. Ok, sono andati. Se è possibile, poi vendo un bel po' di fumo. Sono quelli che abbiamo ucciso prima. Il problema è... Le zanzare di polvere, maledizione. No, sono stanchissimo, regas. Godo. Il regas. Che cazzo ti ridi, poi? Il regas. Io non so cosa fare, se potenziarmi le magie... Aveva mica avuto un po' di problemi di pubblicazione, più che altro. Ci metteva... Era stato malato il o la mangaka. Anche quello e anche di Grey Man avevano avuto più o meno i problemi simili. Conviene andare di qua? Ah no, aspetta, sì che è a destra, Io voglio recuperare Kill Giant, come si chiama? Kill Giant, quello del... che è praticamente Ted Lasso. Solo che si trova difficilissimamente. Non tengo niente, quindi scegliete quale quest per seguire. Dobbiamo tornare anche a Cierzo, effettivamente. Ma Cierzo c'è l'ultimo. Non è Ted Laser, Gianluca. Poi prendiamo un Cernia Mercante e facciamo con lui. Vabbè, quanto costa? Però non so se devi pagarlo uno solo o tutti. No, credo uno solo. Tanto sti cazzi. Ripassate dalle casse che tecnicamente si possono... Ma c'erano cervi, mi fanno più paura di tutti. Ma in teoria non ti posso, cioè non ti attaccano in teoria. Anche se forse magari adesso ce la facciamo uccidere. No. Ma non ho niente. Ma poi non... Io sono a pecoroni. Il boss finale. E io farei. Comunque, ragazzi, il gioco non ve lo dice, ma alcune missioni hanno un timer adesso. Interno. Ah, ok, scusami. Puzzare per bene. Lavarsi per bene. Per chi, ragazzi, questa è domanda importante. Per chi ha giocato questo gioco e ha fatto le rune, conviene fare che lancio senza libro o potenzio le magie? Perché visto che senza libro ti puoi equipaggiare robe che ti danno passive robe. No, posso tenere in mano il bastone, posso lanciare anche le armi di fuoco velocemente. Però. Il potenziamento delle magie le rende veramente tanto potenti? Perché se no mi dedico solo a quello e basta. Cioè, vorrei sapere questo. Il secondo box di Billy Bat lo devo ordinare, è vero. Sono usciti 6, 7, 8, 9, 10. Entriamo nel Doom Store. No, io sì, non c'è. Dipende se vuoi usare uno scudo coltello. Il potenziamento magia è forte. E allora mi dedico solo a questo. No, era più per il bastone scudo. Ah, eccola, Yellow. Per carità, lo scudo. Fortissima donna. Visto che poi ti vengono in culo, hai il modo di pararti un attimo. Potrebbe essere anche carino, però. Fatemi vendere qualsiasi cosa, per favore. Non so. Non so. Ma tu devi andare al fabbro, giusto? Sì. Ma noi di coso nostro non possiamo craftare qualcosa di decente, no, vero? Perché se il potenziamento delle rune diventano ancora più forti, faccio solo quello. Tanto alla fine switchare sul bastone, frega, cioè, ci metto poco. Perché, però effettivamente switchando sul bastone mi toglie le magie che ho evocato, quindi... Questi non hanno più soldi, sti tizi. Li abbiamo... C'è quello all'ingresso che c'ha 600 ancora. No, questo è ancora qua. Minchia. La sciabola 60 vale, no 2. Liezzar, vieni qua, pigliati questo che serve per te. Arrivo, ho trovato la pozione della nebbia. È una miscela che aumenta temporaneamente i danni eterei e le resistenze. Quindi se attivi la tua arma e hai bevuto la pozione, fai il doppio, sì, cioè, fai un botto di danno in più. Conviene per fare l'armatura Marco 250. Te lo vengo a portare. Sì, perché qua sto vendendo un bel po' di... Te lo butto qua per te. Un piccone costa, ricordati, 20. Riparare quanto mi fa pagare. Ricordati che esiste, più che altro. Mettitela tipo nello slot raso. E non ho più possibilità di metterlo. Cioè io ho qua comprarmelo. 6 slot solo di magia. Non posso mettere altro. Perché lì secondo me fa un botto di danni con quella lì.
250. Mi piace questo rumore assordante. Moro, ma com'è l'armatura? Perché magari poi non conviene. Non lo so. Ma perché adesso c'ho il 50 di peso? Ma è sempre colpa dell'ascia. Ma porca miseria. Un gigante delle ceneri. Conferma. Moro, ti prendi i frammenti di ferro? Che io non me ne faccio un culo. Adesso me li prendo. Te li butto qua dietro. Però non me li prende l'oro. Cioè, dovevo rivenderglielo almeno un lingotto per far 250. Te, Eliezer, quanto ti serve? È già lì converto. È circa 350, un poco più. Sto vedendo quale conviene, che non so. Need something? Ok, adesso devono passare 6 giorni, no? Quindi ricordiamoci che c'ha la roba a fare. Eliezer, dove sei? Aspetta, mi servono 366. Sì, che precision. Ok. Che fai? Non lo vendi un lingotto? Però non so cosa fare. Ma fai quello che potenzia le robe. Non ha preso i frammenti, ragazzi. Me li avevi lasciati lì? Sì. Vengo a prendere, aspetta. Purtroppo dovrò ritornare dal fabbro. Io lascio prima, poi la venderò, perché veramente 6 li sento, nel gruppone. Allora. Gli Anobi, Moro, mi fai fai direttamente le tisane, così mi porto dietro le tisane. Buono, no, te le faccio. Vorrei viaggiare con te, 200 monete e 3 razioni per viaggiare. Poi Azzolipoli, però, Porco Giuda, ho sbagliato. C'era un falò qua, vero? Qui dice: tutti gli incantesimi runici sono più potenti o hanno effetti aggiuntivi. Sì, si evolveranno. O uno o l'altro. Mentre l'altro è: non è più necessario avere il libro equipaggiato della seconda mano. Non lo so. No, non c'è più il falò. Vabbè, prendo il legnetto. Ti vengo a portare le cose. Gli Anubis. Allora, dov'è l'accendisigari? Che cazzo ho preso? No, ho preso il funghetto. C'ho un mal di collo, ragazzi. Il mal di collo. Ho preso il fungo languido. No, ragazzi. Che è successo? Perso il pentolone. Come hai perso il pentolone? No, non ho ripreso il pentolone da... Dove cazzo l'avevamo fatto? Non era qui in città, vero? È morto, devi ricomprare. Vabbè, a ben tisane, 20. Le tisane mi sa... Posso fare lo stesso... Costa 20, il pentolone. No, le tisane con le robe. Come si faceva le tisane? Io non l'ho mai fatte, non so. Da chi si prende il pentolone? Da. How can I help you? Ce l'hai un pentolone, per cortesia? Ah, ce l'ha lui, mi sa. Non ce l'ha. Lo chef ce l'avrà. Chi è questo? Okay. Dovrebbe averlo lui, in teoria, questo qua. Il pentolone, va. Ah, ok. Se faccio il potenziamento, praticamente la spada a ogni attacco metto anche veleno. Ma sempre per forza? Sì. È figo, cavolo. Credo di ma sì. Quanta gente ci c'è da fuori? Ma mi signori, ma tutti qui. Fammi fare i gaberri. Se faccio una spada normale, mette il danno da fulmine. Il gioco si chiama Outward, ragazzi. C'è scritto nel. Sì. Tieni, Mauco. Tra l'altro pesano queste maledette. Ottimo. Certo. Pesano 11 kg. Adesso ne ho 22. Dovrei usare anche le basta, non le uso più. Un sacco di danno. Di che parla? È un GDR un po' sandbox fantasy, molto sandbox.
Marco, tu e Franci bevete tè e tisane. D'inverno qualcosina, ma... più lei che io. Io... a parte che io comunque non me le faccio mai calde calde, che non... a parte che non fa bene, sì, ma poi mi non... mi tengo il libro e fa un culo, via. Voglio potenziarla così, se metto anche il velino... lascio che si raffreddi un po'. Preferisco quelle fredde. Svento. Stai per prendere prefisso runico. Millo, grazie mille. Millo! Inoltre non potrei prendere l'esico assimilato. Vuoi procedere? Sì. Ha regalato la samba a Jess. Devo riempirmi la bovaccia. Quindi adesso non mi serve più... le cose di fuoco così in realtà non mi serviranno più molto. Adesso faccio più danno melee. Oddio no, perché sparo la cosa di full. No. Io faccio sempre cacare a scrivere invece. Vabbè, vabbè. Molto buona la tisana liquirizia, sì sì. Ma mi piace, solo fare, che non ne bevo così tanto. Cosa? Devo trovare un libro che mi potenzi. Ci saranno dei libri che faranno robe. Devo mangiare? Perché il libro che c'ho è proprio quello base. Boh, andiamo a fanculo. No, salviamo. Io non so cosa farmi. Farò qualche legume. Dormiamo, così siamo pronti per partire domani. Dai. Aspetta che mi serve una piazzola, che c'ho il circo dietro io. Metto qua nell'angolino, il mio angolino. Marco, siamo con fine settimana in Toscana, si va a Pontedera in una bella fumetteria che conosco già da tempo. Ci si va... ah beh, non solo Fumetto 3, famosissima quella di Pontedera. L'ho vista anche su TikTok. Siamo conosciuti grazie al Karim Musa anni fa. Ma dovete dormire così tanto voi? No, io no. E allora, Marco? Io metà vita devo rifarmi, okay. Quindi almeno un... Ci sta. No, non così tanto. Per metà vita credo 8 ore ti bastino. Io ora faccio 8 e 2 di riparazione. 3, anzi, di riparazione. Grazie, comunque mille. Il petrone questa volta l'ho ripreso, ragazzi. Confiemmo. Continuo a giocare a War Thunder off screen. Non ho mai giocato a War Thunder. Era World Warship, semmai. No, comunque... no. Tum tum. Tum. Neanche World of Tanks, Vector. Ci hai giocato però World of Tanks o no? Abbiamo fatto noi la live. Solo quello? Sì. Esportiamo veramente di tutto. Cioè, non abbiamo un gioco. Sì, sì. Siamo variety streamers. Più che altro multiplayer, coop, però anche single player. Cioè, capita che portiamo anche veramente qualsiasi cosa. Sì. Di solito sono giochi coop. Sei full, Marco? Sì. Okay. C'ho effettivamente ho la tenda buona adesso, quindi mangiate le robe che scadeno. Devo bere 68 litri d'acqua, un attimo. Quanto devo bere? Sono pecoroni da 20 minuti. Vabbè. Direi che possiamo fermarci qui per oggi. Cosa posso mangiare? Noi, lo dico per JJS e altri che magari sono in lurk nuovi. E sono nuovi. Ci vediamo questa sera alle 8, noi facciamo le live tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 10 alle 13 e la sera dalle 20 alle 21. Stasera in particolare sarà dalle 20 a quasi mezzanotte, perché facciamo dalle 20 alle 22:30, 23 Formula 1 2023 con voi. Quindi scaricatevelo dal Game Pass se non ce l'avete, o comunque scaricatelo dove vi pare, tanto è crossplay. Giochiamo insieme a Formula Unghie. Va bene? E poi dopo seguiamo lo State of Play alle 23, tutti insieme. Mi raccomando. Dai.